volentieri in questo nuovo video. Oggi siamo alla 22esima puntata e ultima puntata di Eraim, la nostra campagna in D&D quinta edizione, masterata da Khaled e giocata da me, Kate, Matte, Zazza e Cella. Esatto, e direi diamo subito parola a Khaled per il riassunto, perché questa volta lo farà lui. Esatto. Ok. Cosa è successo l'ultima volta? L'ultima volta, insieme a Trovic, il ormai scoperto figlio dello Jarl, Trovic. non Trovic, sbagliato, Torvald. scusate, Thorvald, Thorvald, Lui. scusate, scoperto ormai figlio dello Jarl, avete deciso di partire verso ognuno per le proprie direzioni. Lui vi ha raccontato appunto di aver conosciuto un professore che era che se ne intendeva di esoterismo, però vabbè, e quindi avete cominciato a viaggiare con lui. A un certo punto, vabbè, chiaramente la storia prima è stata che siete scappati dalla città dei nani e avete incontrato lui, però lui è stato attaccato dai troll, lo avete salvato e lui comunque ha deciso di partire insieme a voi per andare ad avvertire la città di Brakband per l'arrivo degli imminenti troll, probabilmente, o insomma dell'assalto dei nani, cioè dell'assalto dei troll ai nani, più che altro. E dopodiché, quindi, avete viaggiato un po' con lui, ti ha regalato la sua spada, e poi dopo che vi siete separati, lui andava verso Brakband, mentre voi andavate verso il sud della regione, diciamo verso la zona degli elfi più o meno. Non avevate ancora deciso bene la zona dove andare, se andare tutti insieme o se separarvi. Stavate partendo. Durante la notte, dentro una foresta poco fuori dalla zona montagnosa, poco dopo il bivio con cui vi siete salutati con Thorvald, dentro la foresta c'è stato un ritrovamento. Sembrava, almeno Kelt sentiva questo urlo. Una volta arrivato lì, alza il sasso e trova un teschio grosso, probabilmente di troll, con dentro conficcato una spada corta arrugginita. Decidi di togliere la spada e dal teschio esce fuori un troll, uno spirito di troll. Questo qua spaventa a morte un po' tutti. Joros se ne scappa dalla foresta. E Kelt e Si tutti gli altri, spaventava. ma in realtà anche il Joros un po' l'ha affrontato. L'avete affrontato e l'avete distrutto, distruggendo il teschio. Detto questo, Kelt non l'ha presa molto bene e ha deciso, insomma, ha tirato un cazzottone. No, cosa ha tirato addosso? Spada. La spada. Ha tirato una spadata addosso a Joros ed è scappato via all'alba, Non accettava le critiche. che non accettava le critiche. Kelt ce l'aveva con Joros perché appunto è scappato, giusto? Era questo? Sì, È il motivo? perché non aveva partecipato. Ok. Quindi, quella mattinata la sessione ricomincia con voi che siete, beh, voi tre, cioè Joros, Jared e Cassandra, che sono ancora nella foresta dove c'è stato il ritrovamento, e Kelt che sta camminando allegramente. Allegramente, allegramente in mezzo alla strada che comunque stavate già seguendo, giusto? Stavi Sì, andando in quella strada sì, sì. o volevi andare No, in no, no, via? andavo verso di là. Ok, e vabbè, passerei prima ad Kelt. Quanto vuoi camminare? Fino a dove vuoi Beh, arrivare? allora, in realtà, dopo un po', dopo un paio di minuti di camminata, Kelt si rende conto di quello che ha fatto verso Jorros, e chiaramente era stato preso dalla rabbia in quel momento gli era uscito fuori, diciamo, la cattiveria o comunque la grinta orchesca che diciamo sopita. Di solito riesce a sopire, e
e quindi si accascia su un tronco d'albero e si dispera perché comunque si rende conto che l'azione non voleva assolutamente farlo. Ok. Bene, e comunque, torno a te, appunto, c'è il percorso, quello lì. Attualmente non sembra esserci nessuno sul percorso, comunque è proprio alba presto, quindi prime luci del mattino. E l'aria è pungente e ti fermi in mezzo più o meno, cioè, comunque intorno a te vedi solo, c'è cioè, prateria e magari qualche casa in lontananza. Sì. No, ma io mi fermo, ho detto, sul ciglio della strada, un albero, Ah, ok. proprio. Sì, vabbè, là sei poco fuori dalla foresta. Sì. Accampato. E fatto questo, non so cosa vuoi fare. Intanto gli altri. Se vuoi passare agli altri, fai pure. Ok. Intanto gli altri cosa fanno? Vedete Kelt che se ne va via in piena furia. Joros sanguinante. Io sono un po' svenuto. Tu sei un po' svenuto. Io, come dicevo l'altra volta, cerco di prendere Jared e di riportarlo verso l'accampamento, dando un'occhiataccia a Jorros, del tipo che fai, non mi aiuti? Sì, dall'aiuto. Dai, almeno non struscio il culo. Quindi riportiamo Jared Sì. all'accampamento, direi. E Poranzo. comunque la luce del sole incomincia piano piano a passare tra i rami e a illuminarvi. È ancora, diciamo, crepuscolo, però Kelt se n'è appena andato e riuscite a recuperare tranquillamente Jared. Comunque la foresta tendenzialmente non sembra esserci, non è tanto grossa, sentite giusto qualche uccellino cinguettare, qualche scoiattolo arrampicarsi su per i rami, però non sembra essere particolarmente piena di animali feroci. Io farfuglio, è impazzito, è matto. Le tue voci, sì, è vero, dovresti infilare un po' di formaggio. Devo solo trovare No. del formaggio. C'è Gorgonzola, non so se l'hai mangiato, è molto puzzolente se ti metti in tasche. Non l'ho mai mangiato. Ok. Io Non era così. una scudeggia, era il mio pazzo. Io così discorsi li riesco a sentire. Cioè, ovvio, Senti Giorgio che parla da che solo. bla. Sì, senti Considerando che che bla. stiamo trascinando, cioè portando Jared, siamo anche abbastanza vicini. Sì, senti il formaggio. Giorgio, non dovevi esagerare così con Kate. Però ho solo fatto un appunto. Se purtroppo sei ancora svenuto, Jared. Te boh, ti vedi, sei tipo la tua stazione astrale, non lo so. Era tipo una capriola in cielo e poi piano piano precipiti dentro il tuo corpo. Però Mi c'è ricordo che dentro. aveva iniziato l'altra volta la baruffa. Beh, ho litigato, Kelt Io l'ha gli ho ordinato una sgridato. spadata, gli ho Sì. detto che come sempre scappa e non affronta le cose. Quindi Sì, diciamo che la baruffa, l'ho diciamo che iniziata l'accusa l'ha io. fatta l'accusa l'ha fatta Kelt. Esatto, sì, l'accusa Però l'ho fatta io. mi sembrava che tipo prima Jorros avesse lanciato Eldritch Blast, No, no, forse. No, 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 no. no, no, ha No, no, è fatto un proprio. rebuke, Ho fatto cioè. Elish Rebuke in Esatto, sì. risposta. Tipo Risposta. Cioè lui ha preso la spadata e con gliel'ha la carta fatto. trappola. Esatto. È mortacci Arrotolata tua, tipo. Kuretsu. Oh! Esatto, bello. Sì. E gli ha sparato un grosso mortacci tua. Sì, comunque tendenzialmente l'accusa l'ha cominciata lui, il primo colpo l'ha tirato di sicuro Kelt. Allora no, sto zitta, Tra l'altro, con almeno. la spada dello Jarl, quindi si è preso anche dei danni da fulmine, Sì. Praticamente ha tirato basso. eh. Eh sì. Va bene. Allora nulla, E ti niente. ignoro. Quindi cosa fate? Torniamo a dove avevamo l'accampamento. Sì, siete lì col colpo di Jared. Aspettiamo che si svegli, Jared. Ogni tanto gli do qualche schiaffino. Vabbè, allora dopo No. un'oretta già Red si riprende, ti ricordo, ti riprendi con tre quarti di vita. Ah, se passa un'ora, cioè, considero un riposo breve. Sì, certo, è un riposo breve. Ok,
io comunque nel mentre appena arrivo all'accampamento noto che non c'è Kelt. Vabbè, diciamo che è partito proprio nel momento in cui hai detto che partiva. Vabbè, quindi... ma non è che io posso sapere se lui se ne andava completamente. Sì, anche perché io non ho detto... Sì, sì. Ah, vabbè, sì, cosa vuoi me fare? Me ne vado. Quando vedo... Sì, e vabbè, se vuoi stare un'ora disperato fuori dall'accampamento, Kelt, puoi continuare anche te come riposo breve. Sì, cioè più che sì, mi metto lì e mi ripenso a quello che fa. Ma come, non piange dritto per un'ora? No, non piange dritto per un'ora, anche perché non ho le lacrime, non piange dritto per un'ora. Tipo il Tommy Kelt disidratato. Esatto, disidratato. Tiro un dado vita. E comunque ti risvegli con Joros un po' conciato e Cassandra che... Ah no, sì, Cassandra... Dopo un riposo breve sono quasi come nuovo. Sì, quasi come nuovo, però un po' bruciacchiato, un po' fulminato. Okay, cioè, tipo capelli un pochettino pieni di energia statica. I miei riccioli sono un po' gonfi. Io mi guardo intorno e... Faccio... E non c'è Kelt, ovviamente. Esatto. Però aspetta, prima Cassandra voleva fare qualcosa. Ecco, avevo detto l'altra volta, io una volta arrivata all'accampamento, dopo aver visto che non c'era Kelt, che pensavo fosse andato verso di là, volevo andare a cercarlo. Ok, e lo cerchi fuori, subito, vai subito fuori, quindi, o lo cerchi nella foresta? Beh, penso che se ne è andato fuori. Cioè, guardo un po' se è passato di lì, da dove è l'accampamento, e cerco di capire dove potrebbe essere andato, magari con le tracce. In realtà tranquillamente fuori la foresta è piccolina, quindi per vedere fuori ci vuole poco, trovi, vedi una figura accasciata per terra. È morto. Tipo... Esatto. Ok, allora vado verso Kelt. Ed è lì che sta facendo... Sì. Io sono lì. Sta... Io non la vedo neanche arrivare. In maniera mascolina, piangendo. No, 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 non piango come questo. Mascoli. Ho offeso prima lui. E mi gestivo. Lui mi ha bruciato. Lo vedi lì fuori. Nulla, mi avvicino, mi siedo vicino a lui. E aspetto che dica qualcosa. E sto lì ferma zitta. E quando sono le persone zitte è meglio star zitto. Io ti guardo e faccio che c'è. So che è sbagliato. Capisco che la situazione non era delle più semplici, però ecco, dare una spadata a un nostro compagno. A un caster poi. Sì, lo so. Non so cosa mi era preso. Questa situazione. Troll, palazzi, Grethir, tutte queste cose mi hanno esaurito. E sono scoppiato. Non sono più riuscito a tenere la rabbia come faccio di solito. E chiaramente lì senti che non parlo con te chiaramente, ma tipo sottovoce, e faccio tipo mi dispiace maestro. Ok, io non ti dico niente, ti appoggio la mano sulla spalla, non ti faccio pat-pat, la tengo ferma, non pat-pat è orribile, e la tengo ferma aspettando un pochino che ti tranquillizzi. Questo è all'inizio del riposo breve, ragazzi, giusto per chiarificare. Sì, sì, sì. Quindi in questo momento c'è Red ancora svenuto e Giorgio sta ancora danneggiato. No, dico se vuoi andare a finire Giorgio, si dice. Ah, ok, posso prenderlo. Sì, sì. Dopo un po' che ti tengo la mano, ti faccio. Io torno a vedere come sta Jared. Tra un po' raggiungi, semmai.
e parla con Jorros. E Jorros è il Dice Past. Sarà difficile. So che non mi perdonerà facilmente. Non lo farei neanche io. Vabbè, al massimo tornerai qui, al tuo tronco. E do un bacino al tronco. Ciro. Va bene. Ok, io mi alzo e torno dagli altri. Ok, Jared è sempre un po' svenuto. Loro sono sempre un po' da mangiare. 5 minuti e mi alzo e vado verso di loro. Ok. Niente, li vedi lì, e Jorros sei tipo lì alle carte delle ferite, a un certo punto rivedi il peggiatore, il feritore. Mi hasta invisibilità. Ok, ha senso. Lo vedo. No. E sparisce. E quindi non vedi, te arrivi e vedi che scompare, tipo... Scambio di sguardi. Io non ti ho mai visto usare invisibilità, no, vero? Perché... Sì, sì, l'ha visto il combattimento prima. Ah, mi hai visto no, perché no. Io ero concentrato sui troll, guardo mica dietro che faceva lui. Però mi hai visto ricomparire più volte, anche sì, a Grethir, quando eravamo a... La prima volta ci hanno arrestato a Grethir dopo aver parlato con Rosy. È vero. Io ero diventato invisibile. È vero. E poi sono ricomparso lì quando eravamo accerchiati. Quindi non l'hai visto sparire, l'hai visto solo riapparire. Ok. Sai che posso comparire. Ok. Allora vado lì e faccio a Cassandra. Dov'è Jorros? No, ma lo vedi, proprio scomparire davanti a te. Ah, ok. Ti arrivi e lo vedi scomparire, non è che non c'è. Allora faccio. Jorros, per favore, parliamo. Mi dispiace per quello che ho fatto. Mi ricolpirai di nuovo con una spadata. No, non lo farò. Vedi che prendo la spada e la metto giù. Con la fodera. Anche se i pugni mi preoccupano. Sfortunatamente quelli non me li posso levare. Ma posso alzare le mani. Ho i pugni nelle mani. Come i ladri, stagli alle mani. Quindi, che c'è? Perdonami, non so cosa mi ha preso. La lira mi ha annebbiato la vista e mi ha fatto fare un qualcosa che non avrei mai voluto fare. So che non c'entravi niente. Come ho spiegato a Cassandra, questa situazione mi ha esaurito. Il fatto che abbiamo perso Lazio, il fatto che i troll hanno probabilmente conquistato Grethir e noi siamo qua. Beh, sembri sincero. Lo sono. Vedi che mi inginocchio e faccio, mi metto proprio tipo così. Faccio ti prego, perdonami. Davanti a un essere invisibile, no, non so dove. Io mi metto tipo davanti a niente. Mi metto lì, poi non so dove. Già lo sto scontando. No, io mi spostavo comunque. Vabbè, non importa che ti prostri così. Mi alzo. Surfati, basta, per favore. Basta che non lo rifai. Non succederà mai. 20 minuti dopo. 20 minuti dopo. 5 minuti dopo. Già che ammazzo! E ricompaio. Sono abbastanza lontano.
Io mi siedo... Cioè, ai limiti del non urlare, nel senso. Mi siedo... Rimetto la coperta che avevo, mi metto lì dove ero... Dove avevo tolto il mio giaciglio. Il giaciglio, tra virgolette. Sì, sì. E vabbè, quindi... Siamo in pace, potete riposare e fare questo cazzo di riposo breve. Se tanto... Io lo tengo d'occhio, però. Kelt c'ha lo sguardo basso e è veramente dispiaciuto. La sua voce, vedi che sono... No, non lo puoi perdonare. Non smetterei mai di guardarlo finché sveglio. Gli facciamo uno scherzetto dopo. Appena trovo del formaggio. Non ti preoccupare, me ne occupo io. Ottimo. Comunque non ti preoccupare, oggi sarà una bella giornata. Eh già. A parte la spadata. Fidati, fidati. C'è una sorpresina più avanti. Ti avevo promesso, no? Eh sì. Occhiolino metaforico. Ti senti un occhiolino? Sì, lo sai. Partite, partite e riceverà la tua ricompensa. Su ragazzi, partiamo. Alla fine del nostro. No, appena si è svegliato. Si è appena svegliato, diciamo, dopo un'ora si sveglia. Sì. Allora invece di partiamo vado a svegliare. Ah, ti torni, svegli, Jared, effettivamente è normale. C'è Kelt, c'è Jorros, un pochino più abbrustoliti entrambi, però ci sono. Un po' vestiti bruciacchiati, però ci sono entrambi. Non è sembrato tutto normale. Ti sei svenuto per il troll, ti sei ripreso e via. Tutto regolare. Bene. Come va, immagino che ti debba ringraziare, Kelt. Io faccio... faccio per quanto tipo una battuta un po' strana, però faccio tipo, beh, almeno per te ho una scusa per averti colpito. Io faccio tipo faccia un po' così. Ah, comunque sì, okay. nella tua bocca c'è un sapore strano comunque, Jared, non so, è come se tu, non lo so, non fosse come se fosse appartenuto a qualcun altro quella bocca. Vabbè, me ne sono accorto, ero stato posseduto di buono. Sì, sì, no, però proprio c'è un sapore brutto in bocca, di marcio, però. Beh, immagino che non sia neanche una bella sensazione morire. No, vabbè, beh, ti lascia profumato. Sei abituato. Ferita. Però ormai sei abituato. Ma ogni volta che muore si caga addosso. No, già, diciamo che pannolino. Parte della parte buona della maledizione è che non si caga addosso. Dai. Parte wow. Buona, cattiva però invece. Bene. E ora? Dove siamo? Nel bosco. Siamo dove sempre prima. Lo stesso? Ah. Sì. Bene. Jared, tu... Sì? Che vuoi fare ora? Io ve l'ho detto. Voglio andare dagli elfi, sì. Vabbè, ma siamo ancora molto lontani dalla nostra meta iniziale. Giusto, Khaled? E se guardate la mappa vi rendete conto che vi ricordo siete praticamente un po' quella casettina a cui dovevo arrivare. Vabbè, qualche ora di viaggio. Okay. Non tantissimo. Dai. Quindi che fate? Quando volete, io credo di essere in grado di rimettermi in cammino. Mi tasto un po' per capire che condizioni sono. Si è messo bene, c'hai 3/4 di vita, direi bene. Ho capito, sono morto. Però bene. Vabbè, c'hai un taglio sul petto e una bruciatura no, di sì, fulmine, vabbè, però per il resto. Altro taglio sul petto. Sì, sì. Non c'è bisogno di 6 alti. Infatti, spesso anche di farlo perché tanto.
Okay. Bene, quando volete, io credo di essere in grado di mettermi in cammino. Partiamo. Ok, quindi partite e davanti a voi appunto avete, ormai è mattina inoltrata, cioè partite quando è il sole è fuori, ma sempre presto, però insomma non è, ormai il sole non sta più, cioè è già salito. E quindi cominciate a camminare, seguite sempre il percorso, andate, fate on the road? No, io seguirei il percorso, c'è una strada, vabbè, che non... Sì, avevate evitato la strada, avevate arrivato alla foresta, però la potete recuperare tranquillamente. Sì, ma avevamo evitato la strada per non passare da Bradband. No, avevate, cioè, evitato il percorso perché c'era della gente sul percorso e non volevate evitare. Ah, è vero, però a questo punto tanto quelli saranno belli avanti di parecchio. Quindi. Sì, sì, quindi cominciate a camminare e appunto il percorso, siete su queste praterie, c'è l'erbetta alta e il percorso appunto lo vedete che prosegue parecchio. È ondeggiante ovviamente, non è una prateria dritta come potrebbe essere su Minecraft. Oh no. Mi spiace. E piano piano cominciate a vedere delle strutture qua e là, qualche, dopo già due orette di cammino cominciate a vedere già le prime strutture, qualche tipo, qualche fattoria, qualche torre di guardia, però tendenzialmente qua non sembrano molto abitate o comunque sembrano diroccate. E durante il viaggio non incontrate nessuno, se non qualche contadino che sta magari arando un piccolo campetto fuori dalle zone, diciamo, più grosse dei campi che avete già visto in precedenza. Camminate altre due orette, più o meno è ora di pranzo, e finalmente riuscite a vedere in lontananza intanto una torre di guardia particolarmente grossa. Questa sembra in uso. Dopodiché vedete la maggior parte, un gran terreno arato. E quindi, e poi continuando a camminare ancora per un'altra oretta, riuscite a vedere finalmente la città, che sembra essere, è un paesino. Vedete che la maggior parte delle case sono collegate ai campi. Intravedete un fiume, un bel fiume grosso, a cui il paesino è situato, e sembra effettivamente il paesino che avevate individuato sulla mappa. Quindi voi arrivate e cominciate a vedere già più gente che sta già camminando, tipo, o che sta venendo nella vostra direzione, o che sta andando nella vostra direzione, però andando più avanti a voi. Cosa fate? Mi tiro sul cappuccio. Ok. No, io per ora passo tranquillo. Ok. Volete andare in città o volete... Diciamo, l'idea era quella di parlare con l'amico di Thorvald. Poi da lì guardiamo. Ok. Tu ci puoi aiutare. Sì, l'amico di Thorvald però sarebbe più lontano da qua, non è in questa città. Dovete attraversare il fiume più che altro e arrivare dall'altra parte. Ah, ok, sì, è vero. Era sulla costa. È vero, è vero. Era Stoltet, la capitale... Sì, quella è un culo, no? Se mi ricordo bene. Sì, però siete vicino al bosco di Nifdolen da qua. Cioè, quello di Esgal, insomma, che aveva un altro nome, quello lì vicino a Esgal. Vabbè, comunque... Io cerco un po' di orientarmi e capire quando sarebbe meglio per me separarmi dal gruppo. Ok. Per capire la strada. Tira sopravvivenza. Ok. Due. Boia, ti rendi conto che sei perso completamente, non hai idea di dove sei, di dove potresti essere, controlli la mappa in continuazione, comunque non so chi ce l'ha, però cioè, anche se controlli la mappa non riesci bene a capire dove sei, vedi il fiume, ma potresti essere in un qualsiasi posto vicino a un fiume, non riesci bene a capire dove potresti essere. E il punto in cui siamo andati con i tuoi compagni, beh, boh... qualcuno ha idea di dove possiamo essere? Posso tirare sopravvivenza? Sì, sì. Beh, se non abbiamo sbagliato strada, siamo a questa cittadina.
Sì, sì, ma infatti è semplicemente fatto chiaro. Ma... Sì, sì, tranquillamente, che ce la fai a capire che siete la cittadina che avete indicato sulla mappa. Ok. Ho fatto due sulla vivenza, quindi... Siamo qua. E gli indico proprio la mappa. Facciamo la mappa. Ah, ok. Siamo qui. E voi avevate sentito che gli elfi erano nella foresta lì vicino a Esgal, che è poco sotto comunque. E una volta, quindi andate verso la città o vi fermate? Comunque il percorso è uno solo, chiaramente arriva alla città e poi lì la sembra riporcarsi. Cosa c'è principalmente? Cioè sono fattorie, è un paesino, prevalentemente è un le fattorie, quindi sono delle fattorie, però vedi che in realtà, cioè in lontananza vedete che ci sono anche delle case un pochino più grandi, o magari tipo sembra esserci una specie di municipio, sembra comunque ci sono anche delle torri di guardia qua vicino. Ok. E, però comunque c'è, cioè, un paesino, è diciamo un paesino abbastanza grande per essere un paesino, non può essere una città come potrebbe essere magari o Maskling o Esgal in cui siete già stati, certo. Però sembra essere pieno di vita. Comunque, diciamo, la vicinanza al fiume e i grossi campi arati, diciamo, di sicuro gli porta bene a questo paesino, porta popolazione. Ok. Ma io direi che se non abbiamo necessità di passare oltre, direi... Dobbiamo trovare il ponte, un mezzo per attraversare il fiume. Beh, c'è il ponte, no? Qua dovrebbe esserci un ponte, sì, almeno così vi è stato detto. Quindi entrate in città? Sì. E cerchiamo un ponte. Una volta entrato in città, te, Giorgio, se senti, preparati. E la città sembra essere bella allegra. La gente sembra essere cordiale, appena veda. Oh, ragazzi, sono arrivati degli avventurieri! E tipo, perché non vi fermate a mangiare un boccone? No, venite da me! Comunque, insomma, sembrano tipi sociali. Cosa un po' strana in realtà da quello che avete sentito. Sì, abbastanza. Io verso Jared. Sanno che non abbiamo un soldo. Questo è quello più. Questo è quello più commercianti. Però a un certo punto. E io faccio finta. Tipo, faccio un mezzo sorriso a Jorros. Jorros. I know. Vedi una piccola figura che corre in tua direzione. I tuoi occhi non ci credono. Perché davanti a te vedi tuo figlio che ti corre addosso intorno. Papà, finalmente ti ho trovato! Tuo figlio Giorrino. Sì, Giorrino. Giorrico. Giorrico, sì, scusa. Vedi che è effettivamente è vestito da tipo avventuriero, tipo un grosso zaino sulle spalle. Non sembra essere, diciamo... pulitissimo, però sembra essere in forma. E vedi che voi vedete questo ragazzino biondo, elfo, che corre nelle braccia di Jorros. Io sono tipo allibito. Cioè, tipo, lui mi abbraccia, però io sono tipo, no, sai quando sei tipo super sì. Scioccato. Tipo, cosa ci fai qua? Dopo che sei andato via, ti ho seguito. Cioè... ti ho perso, però poi non ti ho trovato. I tuoi nonni si arrabbieranno. Vabbè, non importa, io voglio stare col babbo. Papà. Va bene, babbo. Voglio stare col babbo. Ma non mi lasciare più, non mi lasciare più. No, ma è pericoloso. Come è pericoloso anche stare con i nonni? No, non è vero che è pericoloso stare con i nonni, ma come cavolo... Come hai fatto ad arrivare fino qua? Con la nave. Ho preso delle navi, inizio ti ho seguito, però poi ti ho perso. E poi ho preso delle navi e poi qualcuno mi ha aiutato a trovarti. Chi ti ha aiutato a trovarti? Tante gente, tipo delle persone ogni tanto mi dicevano: guarda, tuo padre è andato in quella direzione, io seguivo la direzione... Ho viaggiato tanto, lo ammetto. Però ho sempre trovato da mangiare, sono stato sempre molto fortunato. E ci credo, cavolo. Senti la voce? Niente. Grazie. Ma
E niente, quindi lui ti abbraccia. Io sì, sono ancora allibito. Tu sei, vedi che sta piangendo la gioia di vederti. E sono scioccato e quindi non... cioè... le emozioni sono bloccate dallo shock. Sì, no, immaginavo. Jared, mi tiri un percezione? Sì. Ben 12. Ok. Vedo davanti a me. Il viso del ragazzino ti sembra averlo già visto. Nonostante ovviamente non l'hai mai visto. Che hai fatto a mio figlio? Quindi la sensazione è quella, ma non l'ho mai visto, cioè non me lo ricordo. Non riesci a collegare a che viso l'hai, a che viso? Cioè, ti sembra che questo viso l'hai già visto, però non riesci a capire dove, chi, quando. Mi avvicino e gli faccio: ci siamo avvisti? E lui: Bambo, che cosa, chi è questo uomo pieno di tagli? Vabbè, pieno di tagli, yeah, non è che sono nudo. Stai, diciamo, stai indietro. Diciamo che la tunica è chiaramente tagliata, comunque. Sei anche un po' bianchiccio in pelle, non sei molto... un po' lo sbreco in faccia del lupo. Sì, sei anche un po' vestito di nero. Non sei proprio una persona molto, molto... diciamo sei un Nazgul. Sì. Cioè non sei così deformato in faccia, però tipo c'hai un po' di graffetti, ce li hai. Ok, non ti preoccupare, non ti farò del male. Solamente... è indietro, Giorrico. Vedi che si mette dietro a Jorgos. Cosa vuole? Comunque, un compagno di babbo. Sei diventato un avventuriero come quelli nei libri. Sì, sono diventato un avventuriero. Io non volevo rimanere solo con i nonni. Ma era la cosa giusta da fare. Voglio diventare anch'io l'avventuriero con il babbo. Ma è pericolosissimo. Voglio trovare anch'io la mamma. Lo so, capisco, ma è troppo rischioso per te. No, non fare il viziato. Non sono viziato. Mi sembri proprio viziato. Non ci si comporta così. Vabbè. Adesso fai il bravo. Che vuoi, Jared? Ho detto, mi sembra di averlo già visto, ma non capisco dove. Giorrico, te l'hai visto? L'hai mai incontrato? No, mai. Deve essere stato te il mio mezzelfo preferito. Beh, non mi sto sbagliando. Lui è elfo, lui è proprio elfo. Non mi sto sbagliando con la sensazione, però non riesco a ricollegarlo. Questo è strano. In che posti sei stato prima di incontrarmi, Jared? Ah, Jared, ok. E anche io... te, Giorrico, pensa. Ah! Beh, ho viaggiato molto. Di qua e là. Bello, grosso. C'era tipo un grosso porto, poi c'era tipo un deserto. Poi in un altro c'era tipo una foresta, poi c'era tipo delle montagne, poi una volta c'era tipo un fiume, anche qua c'è un fiume! E poi c'è tipo una volta ho preso una barca, ho friggiato tantissimo, però c'era questo signore gentile che mi dava da mangiare. E poi dopo questo signore gentile mi ha detto: guarda, segui il percorso lì e stai attento, eh. E io sono stato attento e non ho incontrato nessuno, e poi a un certo punto comincia così... mille informazioni che non sono ben collegate. Io sono passato da dei fiumi, da dei mari. Da dei fiumi, da dei mari, ma soprattutto da un deserto. Sei passato da Mina al Malik. Non so di cosa stai parlando. Che lingua? Io sono passato da Mina al Malik. Puoi guardare la tua mappa dei percorsi. Fa come ho fatto io. La devo ritrovare. Vabbè, te lo dico io, eh. Sì, ci sei passato. Hai viaggiato anche parecchio a lungo nel deserto. Sì, mi ricordavo di essere passato nel deserto, però non mi ricordavo il nome. Sì. È il posto prima di essere arrivato a Jackpot Town. Ok. Beh, io sono passato di lì, quindi è probabile che se mi ha seguito anche Giorrico sia passato di lì.
E poi mi giro verso Giorrico: oh, sono tanto contento di vederti. Ah, anch'io, babbo. Vedi che comincia. Lui comunque è, lo vedi che è in forma. Se un viaggio del genere ti ha distrutto, lui invece è proprio pieno di energie. Cavolo. Come se non ci fosse un domani. Cioè, proprio veramente. Lui o è una. O ha la stoffa veramente dell'avventuriero, o magia. Che non è. Però senti che durante, mentre stai col tuo bambino, le tue voci sembrano essere particolarmente attenuate, se non addirittura mutate. Mutate. Più si muta, sì, sì, sì. Ok. Cosa fate di bello? E vi guarda tutti, tipo, gli occhi di un bambino, ovviamente. Wow, che spada grande che ha lui! Oh, anche un'ascia! Posso toccarla, babbo? No, è pericoloso. Ah, ok. E voi? Anche voi avete delle armi? Anche te, babbo, hai l'arma? Certo, ho questo boomerang. Guarda, lo lancio in aria. E torna. Oh, posso lanciarla anch'io? Certo. Occhio a non colpire nessuno. Lancio che è abbastanza bene. È la stoffa per il boomerangatore. Di famiglia. Dove stai andando, babbo? Cerca la mamma? Sì, stiamo cercando un oracolo con cui parlare, o un veggente, per avere qualche indizio. Ne avevamo trovati uno, ma diciamo ci sono state delle sfortunate coincidenze. Questi sono tuoi amici? E tipo l'India, anche in maniera un po' strontata, tipo li tocca anche tipo mentre l'India, tipo... E tipo li punzecca. Questi sono tuoi amici, però la punzecca era anche Helter a un certo punto. Sono compagni. Ci siamo incontrati e abbiamo cercato di salvare questo veggente insieme. E dov'è? Con dei troll. E io mi intrometto e faccio: abbiamo provato. Ah. Cioè. E quindi la mamma? Non siamo riusciti a parlare col veggente. Quindi. E ora dove stai andando, babbo? Stiamo andando a cercare un altro veggente. Io vengo con te, vero, babbo? Ma è pericoloso. Diciamo, finché siamo in questa città non c'è problemi. Sì, mi porti a prendere qualcosa da mangiare, ho un po' fame. Questo potrebbe essere un problema. Perché? No, non ti preoccupare. Troveremo qualcosa da mangiare. Ho dei soldi con me, l'ho rubato ai nonni. Hai rubato i soldi ai nonni? Vabbè, certo, dovevo viaggiare. Come devo fare con te? Che guardo quanti soldi ha rubato ai nonni. Sono un bel sacchettino pieno. Cento monete d'oro almeno. Però non le ho mai usate durante il viaggio. Cioè, una volta sì, per comprarmi delle caramelle. Infatti sono tipo 99 al centimo, una cosa del genere. Proprio, proprio monete d'oro, capito? Non è neanche spicciolume, è proprio monete d'oro prese direttamente dalla banca. Giurrico. E vedi che lui si sorride sempre. Sì, papà. Andiamo a mangiare, dai. Sì, andiamo a mangiare. E mi dirigo verso un ristorante. Ok, ne trovi uno, si chiama tipo... L'arco sul fiume, una cosa del genere. Voi altri? E... cosa fate? Io continuo a guardarlo strano da distanza. Vorrei... quel bambino, è un bambino! Per cercare di capire dove l'ho visto. Ok, ma attualmente non riesci bene a capirlo, purtroppo. Non... Se ti tipo lì, cazzo, ma dove cazzo l'ho visto? Cioè, dov'è? Non riesci proprio a capirlo. Però sei sicuro di averlo visto, sta faccia. Boh, io seguo Joros, cioè penso, cioè diciamo che
Io aspetto di vedere cosa fanno Jared e Cassandra, perché sono un po' stranito dalla situazione. Ma anche Cassandra è un po' interdetta. Più che altro è un po' dispiaciuto per il fatto che in tutte le scorribande invisibili con Jorros non le abbia mai rammentato di un figlio. ormai eravamo uniti da un legame indissolubile io e Jorros. Mi sento un po' affranta. Ma a voi aveva detto di avere un figlio? No. Lo dici? A me? Sì, a te. E io faccio tipo un cenno, tipo non mi disturbare. No, non mi disturbare, riesco a pensare. No, assolutamente no. Comincia a pensare a tutti gli elfi che hai conosciuto. Andiamo anche noi, magari ci offre il pranzo. Ci offre da bere. Proviamo. A farsi finire il pranzo? Vedi che comunque vedi che Giorrico ogni tanto vedi, ma quindi i soldi li posso riavere? No, come hai fatto a non farteli rubare dopo tutto questo tempo? Senti sempre la solita voce di niente. Non è finita qua, ragazzo. E niente, quindi lui... Sì, ma sono molto bravo io, sai? Sono un avventuriero ora. Ho anche un cappello da pirata, vedi, lo tira fuori. Da chi l'hai preso quello? È un capitano, vedi? Ma gliel'hai rubato? L'ho trovato, era per terra. Se lo guardi, sembra un capitano effettivamente di un capitano proprio di marina militare. Cazzo. Vedi che se lo mette. Fiero. Vedrai. Ok. Cosa vuoi da mangiare? Pollo. Vabbè, ordino del pollo e da mangiare. E al ristorante, vedi, comunque tranquilla, sempre allegramente come nel villaggio. Oh, ma sì, certo! E ve lo portano subito, velocemente. Io vado verso Jorros, che comunque l'ho seguito. Sì, sì. E niente, vedi che stanno ordinando. C'è posto anche per noi al tavolo? Oh, certo, Cassandra. Ma certo, sì che c'è! Scusa, la va. Sta già sul cazzo. E mi siedo anch'io. Questa è una tua amica, quindi? No, è una tua compagna. Sì, ah, sì? Abbiamo avuto delle divertenti avventure. Quando eravamo alla città. Hai fatto un lunghissimo viaggio per raggiungere il tuo babbo. Ma io sono un avventuriero. Ah, si vede. Non è facile. Ho anche un cappello da pirata. Lo vedi anche te, un cappello. Wow. Ma quanti anni ha sto bambino? Quanti anni ha? Scusami, sei? Aspetta, perché non l'ho scritto, però c'è un calcolo da fare. Sì, perché pochi anni dopo che ti sei sposato, hai fatto esatto. Bambino. Sì, sette anni c'ha. No, otto anni. Otto mi sa, sì. Otto anni. Grazie, un marmocchio di merda. Sì. Eh? È solo un bambino io. È un marmocchio. Conoscendo. Sì. Anche, manca anche un paio di denti. Conoscendo la zona. Poi è anche un elfo, quindi. Esatto. Poi anche cercavo di uccidere i bambini. Cioè la parte di dove siamo. No, ragazzi, è chiaro che non c'è verso. Come ha fatto ad arrivare fin qua? È impossibile. Esatto. Io vabbè, è chiaro anche per me questa cosa. Cioè fai conto che Jared, Cassandra e Jorros sono lì. Io non mi sono seduto. E sì, faccio sì. Jared. Mm-hmm. C'è qualcosa che non ti torna neanche a te, spero. Non è possibile. Beh, sì, l'ho già visto questo. E soprattutto... Come faccio ad averlo già visto un bambino in questo modo? Beh, quello... Cioè, non frequento i bambini. Certo. E il giorno però sicuro che è tuo figlio, eh? Lo riconosci tutto e per tutto. Ok. Quello... Viziato, deficiente, ignorante. Faccio questo... Ci piace il pollo. Faccio a Jared, beh, questo io non l'ho mai visto, ma... Conosco
le parti, come hai potuto vedere te, non è sicuramente una parte ospitale del mondo questa, tra creature, vichinghi che non vogliono neanche vedere persone non umane. È impossibile che un marmocchio possa andare a giro e cavarsela così. L'avrebbero appeso al primo albero e l'avrebbero rapinato. Oh, e te vedi che tuo figlio ti racconta un sacco di storie, tutte in comune con gente molto molto gentile che lo aiuta ad andare, o gli dice addirittura la tua direzione. Ma lo sento io questo, non è cosa dicendo sì, no, racconta... no, sentire appunto queste storie di lui racconta. E poi sono andato in questo porto e c'è stato questo vecchio pirata che tipo aveva una mano, un uncino, e mi ha detto: guarda, tuo padre sta andando in quella direzione lì. E io ho detto: va bene, senti, ma qualcosa da mangiare? Sì, tieni. E mi ha dato tipo un sacco di pollo, io a mangiarmi il pollo. Poi ho attraversato il mare e lì sulla barca ho trovato un tizio, mi fa: vuoi venire sulla mia barca, ti porto da tuo padre? E io: sì, certo che vengo da mio padre. Tipo ingenuità fatta persona, lui accettava qualsiasi cosa. E tutto alla fine sei arrivato qua, a quanto pare. Jorgros? Sì, Jared? Non ti sembra un po' strano tutto ciò? Mi sembra un sacco di fortuna. Appunto, non ti sembra un po' strano tutto ciò? Ma è facilissimo viaggiare, babbo, non me l'avevi mai detto che era così facile. Jerry, sei stato molto fortunato. Quando tornavi a casa eri sempre distrutto. Ora invece per me è stata una fase. Ma voi dormite anche bene a volte. A parte quando ero in nave, lì proprio non lo sopportavo. Ti reputo una persona intelligente. Non ti sembra un po' strano tutto ciò? Beh, sì, decisamente molto strano. Jorros, capisco che però è lui. È tuo figlio. O che comunque ha le sembianze di tuo figlio, ma non è possibile. Hai visto te come ci ha trattato questo posto? Se non morivamo per le creature, morivamo per l'ambiente. E non è possibile che abbia incontrato persone così ben disposte verso un elfo. Soprattutto, potrebbe essere stato il destino. Così tanto impossibile. Tipo un fulmine nel destino. Il destino. Beh, così tanto impossibile. Ci sta, ma perché dovrei averlo visto? Cioè, o io chiaramente. In effetti, in quel momento ti colpisce Jared. E il viso del bambino ti ricorda il viso di tua madre. Cosa? Ma aspetta, nel senso. Non è tua madre! No, ho capito! Ricorda! Mamma! Ma io veramente ho 6 anni! Ma è un bambino di 8 anni che mi ricorda il viso di mia madre. Hai capito che mia mamma... È un'offesa per mia mamma, scusami. Questo è un uomo. Ehi! È un bambino molto bello. Sì, ho capito, ma non è una donna! Vabbè, ma gli lineamenti... È un elfo, comunque. Elfi sono molto... Sono androgeni, comunque. È vero. E poi è un bambino, sono cazzo. Di per sé un po' androgeni, cioè non si capisce molto il sesso. Ok, no? Ok, forse cioè allora mi carico da solo, non ne faccio niente. No. Non dico niente. No, e faccio ok. È tutto molto strano questa situazione. Tanto vedete il cameriere vuole che porta qualcosa anche ai suoi compagni? Sì, cosa volete? Ma io mangio quello che hai preso te. Pollo anche per la tizia. Come ti chiami? Comunque lui non vi ha mi... Sì, scusa, rispondi pure. Vabbè, gli dico mi chiamo Massandro, niente di più. Vedete, comunque lui era completamente distratto a mangiarsi il suo pollo, tipo se lo sta è tutto ancora spunto in bocca. Non mangia minimamente... per bene. I signori gentili durante il viaggio non mi hanno detto di mangiare per bene. Il viaggio è stato molto strano. Non prenderlo come esempio. Sono un bravo avventuriero.
Sei geloso? Un po', sì. Avrei voluto viaggiare anch'io così facilmente. Pollo per tutti! Basta pollo, abbiamo abbastanza pollo. Mi sembra tutto molto strano. Anche a me. True. E vedete che vi porta del pollo comunque la maniera. Però Jared, sì, è lui, sono sicuro. No. Queste terre sono attraversate dalla magia. L'abbiamo visto anche prima. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Lo sai, vero? Beh, ma insomma, l'ho toccato. Sei consapevole anche te che esistono magie che fanno cambiare l'aspetto delle persone, no? Vabbè, ma che motivo però anche avrebbe? il comportamento, il carattere. Dovrebbe essere un qualcuno che conosce il figlio di Jorros. Comunque il bambino è lì che mi guarda. Di che state parlando? Di me? No, ci mancherebbe. Pensa a mangiare. Ha finito. Hai ancora fame? Cazzo. No. Jorros. E se tu pensi spesso a tuo figlio? E ti guarda, ti fa la domanda. Sì. E sì. Se qualcuno utilizzasse la tua mente per farti vedere questo? Ma sta parlando di me, il brutto orco! Io, mentre appena vedo che il bambino è attratto dalle nostre parole... state parlando di lui! Faccio comparire accanto a lui Orione... L'animale da compagnia per bambini più... Il corvo! Il corvo nero! Sperando che in questa maniera il bambino si distragga. Lui tira un performance, non so, qualcosa... Fallo ballare! Orione è tipo lì. Perché mi hai chiamato? Gioca con il bambino, Orione. Cosa devo tirare? Performance. Intrattenere. No, non c'è intrattenere. C'è Performance. Vabbè. Ah. No. Intrattenere. Ah, perché sono in ordine sbagliato. 2. Buon. E te lo tiri fuori, lui lo ignora completamente. E vedi che ma se papà, ma perché parlate di me? Io sono qua. Insomma, perché... il viaggio è stato molto strano. Non ti preoccupare, stiamo solo gioca con col corvo. non mi piace quel corvo. Prova a cavalcarlo. Sei un avventuriero? Vicino gli faccio. Sei un avventuriero? Allora, ora sì, vedi, sono andato fino a qua. Papà, vai, gioca con questo. Pum, gli evoco la spada spirituale. E la lancio. Lui vedi che prende, no. Ha un coltello! Puoi dare le spalle spirituali alle altre persone? Ma credo che non funzionino, semplicemente. Quindi lo prende, però non riesce a prenderlo. Ehi! Questo è un inganno! Vedi che un po' comunque si distrae a provare a prendere. Appunto, che cazzo. L'idea è quella, cioè mi piace, fa male. Comunque vedi che è un po' distratto a provare a prendere il coltello di Jared. Non credo però che sia un... Cioè, non mi sembra una cosa mentale. Ah, io non so come funziona la magia. Era solo un'ipotesi. Cassandra, te puoi vedere se c'è qualche incantesimo su di lui? Mi servirebbe degli strumenti specifici che non abbiamo. Come possiamo comprarli, tipo? Mi serve una perla abbastanza costosa. L'identificazione magica è così? Sì, però... Identificare è così. Identificare, esatto. No, l'identificazione magica non c'è. L'identificazione magica no, non c'è mica niente. Per ballo è somale. Però non ce l'ho, quindi. Non posso usare. Ah, ok, allora rip. È l'incantesimo più forte esiste. No, il più forte apri chiusi.
Esatto. Bravo. Comunque la tua voce di tanto ti dice qualcosa, cioè dal silenzio esce fuori. Non farglielo fare, no, potrebbe scoprire le mie magie. Immaginavo. Vabbè, su ragazzi, non preoccupatevi. Beh, a te non fa un po' strano se questo fosse, non fosse tuo figlio? Beh, diciamo che comunque i miei suoceri sanno fare qualche magia. Potrebbero averlo semplicemente spedito qua e si è inventato un po'. Ehi, io non mi invento niente. Non dicevo di te. Questo coltello non funziona. Prova a prendere la terra intorno al coltello e sollevare la zolla. Guarda se funziona. Siamo al chiuso. Siamo stati al chiuso, effettivamente. Ah, giusto. E se mi hai altro coltello? Vabbè, comunque sono contento per te, Giorgio, se fosse tuo figlio. Dobbiamo grazie. Comunque andare. Sì, 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 decisamente dobbiamo andare. Dove andiamo, papà? Andiamo in un'altra città. Dove? Io spero ci siano dei draghi. Spero di no. Allora andiamo in una città dove ci sono degli umani. E speriamo che non ci siano i troll. Esatto. Speriamo che non ci siano i draghi. No, non li vuoi vedere i troll, sono pericolosissimi. Ma io sono bravo. Ci hanno quasi ucciso numerose volte. Se bravi, se non ho la parola di far per prova. Io ho 5 dita. Fa vedere a tutti. Bravo. E ve l'ho detto che è un cappello di capitano. Non voglio bambini nella mia vita. Tutto già Red e Ocella. Tutte tue. Bene. Facciamo una gara a chi mangia più veloce il pollo? Abbiamo una gara. No! Vedi che prende la coscia di qualcun altro. Senti, ho capito finalmente a chi assomigli faccio al bambino. A chi assomiglio? A papà! Assomigli un sacco a mia madre. Cosa? È una brava signora? Beh, sì. E gli assomiglio? Mm-hmm. Ok. Che cosa vuol dire, papà? Aspettavo da te molto. Fatti idea, Giorrico. Mi fa paura. Che l'ammazzo veramente! Cioè, ovviamente assomiglia anche a Jorros, eh. E quindi Jorros assomiglia alla madre di Jared. Jorros assomiglia alla madre di Jared. No, minimamente. Ah, perché parli di terza persona? Dai, non mia madre. Dai, dico sì, no, Jorros non ci assomiglia minimamente. Sembra quindi un misto fra tua mamma e Jorros. È tutto molto strano. Mi puzza questa cosa, Jorros. Ha detto che puzzo? Effettivamente un po' puzza tu, il tuo figlio, eh. Sì, puzzi, Giorrico. Non ti sei lavato durante il viaggio, vero? Hai fatto tutte queste cose incredibili e non ti sei lavato. Un signore mi voleva anche fare il bagno, però gli ho detto no. E sono scappato. Lasciamo stare la voce. Andiamo. Andiamo, sì. Andiamo! E pago io, papà, dammi i soldi. Gli do le monete sufficienti per pagare. Ok. Sono queste, vabbè. E vedi che le metti sul tavolo, tipo. Allora, grazie di essere venuti a mangiare con noi. Partite di già? Questa sì. È la proprietaria, donna in carne.
Sì, partiamo subito. Ma come? C'è un ponte qua. Sì, c'è il ponte lì. Perfetto. Ma come, non rimanete nel pomeriggio? Ho sentito ci sarà un'esibizione. Di chi? Per tutte le famiglie. Ho sentito degli acrobati. Vengono da molto lontano. Andiamocene, ragazzi. A nome degli acrobati io sgrano gli occhi e inizio a uscire velocemente. Mando io. Tengo strettissimo il borsello nuovo. No, va bene, dai ragazzi, è giusto l'ora di andare. Quindi vi avvicinate verso il ponte? Sì. Io mi guardo intorno per vedere. Arrivate al ponte, sperando di non vedere i tre gemelli. E i vostri presentimenti vengono subito. Vedete, nel senso, vengono subito. Insomma, diventano realtà quando vedete tre uomini e un halfling con un carretto avvicinarsi verso la vostra direzione. Amici! Oh no! E vedete davanti a voi i tre gemelli meraviglia e vedete anche l'halfling, quello lì che vi ha dato la missione a inizio della vostra avventura, cioè il signor. Ma che cazzo! No, non sì, ho capito. Il signor ce l'ho scritto io, dico prima io. Signor Adal. Vedi che lui porta un carretto, c'è tipo un mulo. E in realtà riconoscete tipo i resti della tenda di Alazzi. E Gianni dice: oh ragazzi, che bello vedervi ancora vivi! Dove eravate finiti l'altra volta? Siete spariti voi? Un po' qua, un po' là, non ti preoccupare. Ti mandate fortunati però, non morti. Giusto ragazzi, giusto! È per poco. E vedete appunto anche l'halfling che vi guarda. Ah, ma quindi non siete morti? No. Per poco. Io non rispondo. Ah, effettivamente siamo morti. Vi fermate a prendere un qualcosa? Parliamo del... Abbiamo appena finito di mangiare. Ci vogliamo fare sapere qua? Come sta andando la missione? Io personalmente me l'ho già reso, per dire la verità. Pensavo foste morti, quindi. Però adesso li vedo vivi. Beh, la missione è finita. Alazzi non è più recuperabile. Forse no. Fine. Però ormai non è più recuperabile. La faccenda dei troll si è fatta molto più grossa. Riguardo i gemelli, questo non me l'avete mica detto. Ma sai, no, noi facciamo, prendiamo qua, prendiamo là, non è che ci fermiamo troppo nei dettagli. Vabbè, sì. E quindi non avete più intenzione di aiutarmi? Beh, praticamente questi troll sanno usare la magia e hanno un teschio magico di gigante. Lo dici sottovoce o lo dici? Dico la sottovoce. Anche tuo figlio non lo sente. Beh, bel casino effettivamente. E hanno assaltato una città di nani. E suppongo l'abbiano rasa al suolo. E Alazzi è con loro. Già. Per la peppa. Beh, non vi biasmo, sì. È stato un piacere fare affari con voi, signori. Cioè, oddio, io vi dico, se mi riportate a Lazzi, io vi pagherò sempre una buona somma. Del resto, ci sto prendendo parecchie entrate. Però, vabbè, se non volete più farlo, cercherò qualcun altro. Beh, il fatto è che anche i nani della città dei nani ci odiano. Che avete fatto? In realtà niente, però abbiamo scoperto troppe cose. Okay. E quindi se torniamo là ci ammazzano. Quindi non possiamo affrontare sia i giganti che i nani. Allora niente, se non volete non vi obbligherò di certo io.
Certo, posso aumentare un po' la cifra pattuita, che non ricordo neanche quant'era, è passato così tanto tempo ormai. Due settimane. Ultima offerta, 300-500 monete? No, grazie. Ah, vabbè, ci ho provato. Vabbè, ragazzi, su, andate a montare le tende, che bisogna farci, bisogna rifarci un pochettino per la mancanza di razzi. Sì, capo. E vedi che i tre gemelli, oh, è stato un piacere vedervi, ragazzi, eh. Mi fanno l'occhiolino a tutti, sono tutta cassando, ovviamente. Io li ignoro. E loro vanno tipo, nella piazza centrale del paese. E vabbè, quindi, vabbè, avete intenzione di... avete fatto qualcosa? Siete liberi? Che senso, siamo liberi? Certo, siamo liberi, no? Ma dobbiamo andare a... dove dobbiamo andare? A cercare un nuovo veggente. Beh, sì. Sono sicuro che lo troverete. No, però io stavo cercando dei lavoratori, qualcuno che possa, insomma, proteggermi. Quei tre non sono proprio affidabilissimi. Se voi voleste essere assunti, io potrei pagarvi, seguite la carovana e vi pago in base al giornaliero. E dove sta andando la carovana? Ma attualmente stavo andando verso Musklig. Cioè Bratben. Però poi, cioè, nel senso, facciamo un po' ovunque, accettiamo anche proposte eventualmente. Ma se arriviamo nella capitale, poi dalla capitale ci muoviamo da un'altra parte. Dovrei averci un amico in capitale, tra l'altro, quindi pensavo di arrivare fino a lì, fare un po' di affari. Mi pago vitto alloggio e una piccola cifra per le uscite, diciamo. Di andare a Bratven per ritrovarci di nuovo circondati dai troll. Mi rivolgo verso gli altri. A me non interessa, sinceramente. Vabbè. Bene. Beh, grazie. Dato, diciamo che qua ci separiamo le nostre strade. Se volete, siete sempre benvenuti nei miei tendoni. Ovviamente dovete pagare l'ingresso. Certamente. E benvenuti. Il circo vi saluta. Arrivederci. Vedi che si allontana. Ovviamente Giorrico è innamorato della parola circo. Sì. Ti guarda. Circo. No. Che palle. Sei un avventuriero, adesso devi fare l'avventuriero. E comunque ora più o meno è pomeriggio dopo pranzo, quindi sarà tipo l'una, le due. Beh, per arrivare a Stolted bisognerebbe andare belli laggiù. E indico una direzione che spero sia Stolted, ma in realtà non lo so. Posso tirare sopravvivenza? Anche io tiro sopravvivenza per vedere se è indicato bene. 10. 20. Vabbè, avendoci anche la mappa potete più o meno indicare la direzione. E c'è il ponte che porta dall'altra parte del fiume, poi sapete anche guardando la mappa che poi ci sarà un altro fiume da attraversare, che è quello più, diciamo, il fiume principale di del Fjellgard, che è uno dei fiumi principali, insomma. Ok. Beh, ci vorrebbe muoverci, ci vorrà un bel po' arrivare laggiù. Sì, sì. Andiamo. Ok. Però una cosa che sapete è che non sembrano esserci molti centri abitati da qua fino a... Giusto, ragazzi, dobbiamo comprare delle provviste. Quanti giorni c'è? Un po' ci sono. Uno. Saranno due, almeno 4 giorni di viaggio, sono 5. Ok. Eh sì, qualche provvista ci serve, anche perché mi guardo nella saccoccia che sono rimaste poche provviste, mi sa, forse uno o due. No, zero, non ce l'abbiamo neanche. Ah no, no, i tizi ce l'avevano dato, non ce l'eravamo segnate. Sì, però poi mi sa che ce n'è rimasta una. Due. A me due. Sì, però penso tutti e due a questo punto. Gerard, tu che farai? Io ve l'ho detto. Andrai dagli elfi. Mm-hmm. Sì.
Io non so, forse potrei accettare l'incarico dell'Halfling, raggiungere Brackband e da lì forse chiedere aiuto a Thorvard per cercare il nome di mia madre, meglio che la capitale. Beh, forse magari stare col circo ti potrebbe proteggere dalle male lingue dei vichinghi. Esatto. E quindi volete andare, non ho capito, volete andare a comprare delle cose? Se volete comprare ditemene, così me ne sento. Sì, vado a comprare delle razioni. Non ho soldi, se me le offre Jorros, ok. A te hai bisogno di mangiare? Non lo so, sento fame. Io non ho mai sentito fame da quando mi sono svegliato. Io no. Vado dentro al circo. Il circo dove è andato? Si è fermato qua? È in una piazza principale, stanno montando il tendone. Io vado dall'Halfling. E lui sta tipo filmando delle cose, sta tipo facendo dei conti. Sembra se ci passa dire su uno sgabellino che si è portato, è tipo lì. Ah, e non ti. Cioè, inizialmente non si rende neanche conto di te. Ehi. Oi, ehi. Ciao. Ho ripensato alla tua offerta e potrei accompagnarvi fino alla capitale. Ah, fantastico. Allora, sappi che chi non lavora non mangia. Quindi dai una mano ai tuoi compagni a montare il tendone. Mi metto lì a montare il tendone. Intanto che loro fanno le compere. Ok. E quindi ti mette in Italia contadore, vedi i tre gemelli meraviglia, non sono simpaticissimi, vedi, tanto fanno tipo gli scherzettini. Uff! Poppa! Tipo, stai tipo. Sì, una allora. Sì, diciamo che non andate di sicuro d'accordo, probabilmente. No. Sicuramente. Però vedi no. Che dopo un po' che si rendono conto che non sei proprio tipo amichevole con loro, quindi non vedi che provano a scherzare con te, vedi soltanto che ridono un pochettino dietro di sé. Vabbè, perdo un cazzo. E intanto voi altri quindi volete fare? Ok, io accompagno Jorros a prendere la roba, sperando che la compri anche a me. Anche io l'accompagno. Ok. E anche Giordico viene con voi. Quindi non stavamo partendo subito? Sono sicuro che il prossimo viaggio c'è qualcuno che mi vorrebbe aiutare. C'è sempre così. E la tua voce, no, questa volta no, mi spiace. Non credo che ti andrà molto bene da ora in poi. Adesso inizia la vera vita d'avventuriero. Quindi dobbiamo andare a comprare le razioni. Ok. Pollo? No, tesoro, no. Non è pollo. Tiro fuori una razione e faccio vedere carne essiccata. Durevole per i ghiacci. Mi piace, mi fa male i denti. Praticamente gli manca tipo un dente. Quando l'ho visto. Ti fa bene, ti aiuta a farti crescere i denti non dal latte. E vado a... quindi compro 7 razioni per me, 7 razioni per... Giorrico. Lì, no? Giustamente. 7 per Cassandra. E poi guarda, Jared, ma... E te, Jared? Che... Dove sei diretto? Verso la foresta. E 7. Grazie. E la foresta quanti giorni è distante? La foresta in realtà è molto più vicina. Però la foresta devo capire. È poco più giù. Non devi attraversare neanche il ponte, basta che segui il fiume. E poi arriva nella foresta. E poi sotto la foresta c'è Esgal. Se no, può arrivare direttamente Esgal tramite i percorsi. E poi da Esgal entrare nella foresta. Però poi devo. Ci sono due tipi di foreste. Cioè, se guardi la mappa, che è più su nella chat, c'è il bosco di Nifdolen. E poi c'è il boschetto quello di Esgal. Mm-hmm. Esgal Peg. Ah, ok, quindi è molto vicino a dove siamo noi. Sì, sì, boia, è proprio accanto. Okay. È solo tipo una giornata per arrivare a Isgal, forse un po' di più di una giornata e mezza per arrivare a Isgal,
oppure una giornata per entrare direttamente nella foresta, però poi la foresta è una foresta, cioè puoi anche dormire nella foresta ovviamente. Vabbè dai Jared, cosa? Ti gli compro due reazioni. Così è? T-Rex porca per il tutto. Dai, tanto qua, tanto la foresta è vicina, poi troverai il villaggio degli elfi. L'ultima volta che ho cacciato non è andato bene. Ma troverai il villaggio degli elfi, sono certo che lì ti offriranno qualcosa. Beh, sono non sono così sicuro di trovarlo velocemente, però grazie, lo apprezzo. Per il tutto spendi la modica cifra di 11 monete d'oro e 5 monete d'argento. Ok. Cazzo. E quanto ho speso però al... E fai tipo per tutto il pranzo una moneta d'oro. Per tutto. Ok. E quindi qua ho speso 11. E 5 monete d'argento. Ok. Quindi mi ha dato sostanzialmente il resto di 5 monete d'argento. Sì, esatto. Ok. Ottimo. E il tuo figlio non è molto contento delle reazioni che avete comprato, però comunque qua i negozi sono molto tipo alimentari dal paese, quindi cioè, il prezzo puoi immaginare che sia un pelo maggiorato, ma di poco. Ok. Comunque ragazzi, è strano quanto siano socievoli in questo villaggio. No, magari è un punto di passaggio per molti viandanti. Forse è merito del piccoletto se sono così gentili. Me? E gli sto fino ai capelli. Lui è felice. Beh, direi che siamo pronti per partire. Ogni tanto vedete qualche vecchietta che si avvicina al ragazzino. Ma tu chi sei? Vedi che comunque vanno tipo le cose da vecchietta. Ma tu chi sei? Dove? Che ci fai qua un bel bambino così? Di chi sei figlio? E che sei? Ma che bel elfetto che abbiamo qua. Io tiro più lontano dalle vecchie. Eldritch Blast sulle vecchie. Via! Show. Dispersi come... Però ho capito che in questo paese una cosa è un po' brutta, cioè brutta, magari vi piace, che i vecchietti qua, cioè sono parecchi di vecchietti, e tutti questi vecchietti sono fissati con tuo figlio. Oioi. Non sembrano esserci tanti bambini qua, sono più vecchietti e magari adulti. Quindi quando vedono un bambino impazziscono. Se vengono troppi vecchietti... Tipo una foto di vecchietti. Ah, bambino! Ah! No, non ti dico tipo 20 vecchietti uno dopo l'altro, ti dirò tipo 2 o 3. Vabbè. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerco di schivarli. Ok, quando il vecchietto. Ok, quindi avete comprato le azioni, te più o meno che ti ha aiutato a montare il tendone. Passava un'altra oretta comunque, ora saranno le 2. 2-3. Io faccio. Dico all'Alfin un secondo. Vado a salutare i miei compagni che partono e torno. Sì, certo. Tranquillo, basta che torni. Cioè, vabbè, se non torni, pace. Non è iniziato per niente. Vado. E li trovi tipo in mezzo al mercato che stanno facendo acquisti. Ah, se volete comprare qualcos'altro, ditemelo. Ma io nulla, non ho soldi, per cui mi sembra davvero... Vabbè, se Joros vuole comprare qualcosa a se stesso, io se con lei. Faccio... Non so proprio cosa comprare. Non c'hai tende, vedro, ce le hai? Ah, no, giusto. Però anche senso... per il figlio. Anche ora per... Il figlio che equipaggiamento ha? Che equipaggiamento c'ha Giorrio? Fai vedere cosa c'ha in quello zaino. Guarda, vedi che intanto c'è tipo una sacca così di caramelle. E vedi che c'è anche in realtà tipo delle razioni di pollo. Tipo due razioni di pollo c'erano già. Mangiucchiate una. E poi vedi tipo c'ha
qualche tipo un attrezzo per accendere il fuoco, tipo tutta roba raccattata a caso, tipo vedi, lo riconosci che è anche tipo col simbolo della famiglia dei tuoi suoceri. Tutta roba raccattata a caso, sembra tipo più decorativo questo acciarino, infatti è in lato, vedi tipo roba a caso, tipo qualcosa che dici a vista ti sembra qualcosa che potrebbe essere per un avventuriero, però poi riesci a vedi che non sono minimamente utilizzate. Ok, vabbè, allora compro il bedroll per me, Gianrico, e quanto costa un bedroll? Lo dico subito, costa ben una moneta d'oro. Cosa? Allora anche per Cassandra, tu hai bisogno di un sacco a pelo grandina, insomma, portate giaciglio. Beh, sì, ti ricordi, li lasciamo sulle montagne già una settimana fa e basta, forse anche, insomma, su Jared, vero? Se volete fare un shopping di roba per accamparsi, per viaggiare, la fama la potete fare anche dopo, cioè me lo scrivete anche in privato, però diciamo che perdete un'oretta e passa a fare queste cose. Sì, compriamo tutto quello che serve per avventurarsi, poi me li scrive Jorros e cosa. In realtà, a parte i bedroll, vabbè, cioè, ce l'ho, coltelli ce l'ho, se vuoi vedere, se poi dopo vabbè, se a qualcuno viene in mente qualcosa da comprare. Non lo guarda, sì, lo specchio lo specchio ti manca tutto. Quanto costa uno specchio? Una tenda. Costava. Giorgio, ci hai pagato un bel po'. Una notte l'ho pagato tipo, era 5 monete d'oro. 5 monete d'oro, sì. No, non mi serve uno specchio. Ma sei ricco, cioè i tuoi vestiti comunque sono anche loro, se vuoi puoi cambiare anche quelli. Sì, mi cambio, mi compro i vestiti nuovi. Vabbè, i figli puzzano. I figli sono nuovi, però puzzano e basta. Perché non si è lavato. Non si è lavato. E quindi te li trovi mentre fanno shopping, Helt. Ok. Mi avvicino, faccio... Beh, ragazzi, a questo punto le nostre strade si dividono. È stato un piacere. Anche per noi. E anche per me. Ciao, Jorros. Ciao. Ciao! Mi avvicino e ammazzo, faccio bambino. Vorrei e hey. Gli stringo il braccio, tipo ricambio. Sì. Gli faccio, spero che il destino ci faccia incontrare ancora. Comunque, quando avrò finito questa faccenda, verrò a cercarti. E io spero che troverai quello che cerchi e che quando, se ci rincontreremo, avremo tutte e due trovato chi cerchiamo. Sei ancora sicuro di non volermi accompagnare? Devo cercare mia madre, lo sai. E forse l'unico modo... Anche lui cerca la mamma! E l'unico modo per... avere una minima linea di partenza e trovare il nome, e quelli forse sono solo dei rilassi. Beh, certo, hai ragione. Non penso che mi potrebbero aiutare gli elfi. Hai ragione. Beh, allora è il destino di sorridere. E se trovi... Destino is back. Se trovi una mamma di troppo, poi porta, c'è anche mamma mia, se trovi anche la mia... Il carambazzo! Io lo guardo malissimo. Ma lo guardo malissimo. Okay. Lui si nasconde dietro Jorros. Lui si nasconde dietro Jorros e si mette a piangere. Ecco. Ragazzi. È la sua vera natura. Lo vedo, papà, lo vedo. Mi giro verso Cassandra e faccio... È stato un piacere. Spero che troverai anche tu quello che stai cercando.
potresti supporre sua mamma anche te, tanto che... No, no, quello che sta cercando non lo so, cerca qualcosa o qualcuno, quindi... Sì, sì, era una battuta. Speriamo che riuscirete a trovare le vostre mamme, e mi riferisco a Kel. Poi anche a Giorrico, se vuoi. E a Giorrico. A Giorrico lo ci stiamo... In... cioè, facciamo il viaggio insieme. È vero. Io guardate. Spero tra un po' di riuscire a tornare a casa. Semmai scrivetemi una lettera, aggiornatemi. Certo. Guardatevi da... del ragazzo, faccio prima di andare via. E vado via. Che gli ho fatto? È perché ti sei dimostrato molto forte, quindi... Geloso. È geloso, sì. Molto Arturo. Forte di che? Mica gli spasco la faccia. Mangia tanto pollo. Che miseria. Sono impressionato. E quindi Jared parte. E anch'io, dopo aver detto questo, prendo e vado verso il circo. Okay. E finisce al circo. Io, porca puttana, io ho sempre voluto venire al circo, finalmente l'ho fatto. E quindi te vai da... vedi che ti dice, ah vai, ci stava quello, metti i piedi, le punte alla tenda, fai questo, fai quest'altro, insomma ti dai gli ordini. Vabbè, lo faccio. Poi non ti preoccupare, vai, stasera tutto pago tutto io. E Cassandra e Giorno invece, insieme a Giorrico, perdono due compagni, ne guadagnano uno, partono verso il ponte. E che compagno? Compagno mentre... più fortunato di questo. Mentre uscite dal ponte, però, vedete un vecchietto fa, ehi, ma dove andate? Vedete, si mette da mezzo alla strada. Ehi, ma dove andate? Non rimanete per lo spettacolo? L'abbiamo mai visto questo vecchietto? No, un vecchietto a caso. Cazzo, no, vado avanti, lo ignoro completamente, vado avanti. E te in realtà non devi per forza attraversare il ponte, Jared, eh? Anzi, non lo devi attraversare. Ok, allora non lo attraverso. Beh, dice, se guardi la mappa, se vai, cioè, se vuoi andare dall'altra del bosco di Nifdolen, certo puoi attraversare il ponte, però puoi semplicemente, cioè, la parte di c'è la parte di foresta da questa parte del fiume, se vuoi, se no. Ok, va bene. La stai vedendo la mappa? No. Cioè, ti vai dalla parte opposta dove andiamo io in Cassandra. Non mi fai se ne troppe finestre aperte. Aspetta, aspetta, la metto sul roll 20, la metto sul roll 20. Oh, grazie. Sì, no, speravo che io ce l'ho aperta da inizio. Sì, sì. Ha detto perché te l'ha chiesto. No, no, ce l'ho aperta da prima. Adesso c'ho aperta anche per la mia. Quella bene, dai, faccio la strada che devo fare. Non è così importante. Ok, vabbè, c'è una per dirtelo. Quindi sto vecchietto vi ferma, tipo, ehi ragazzi, dai, perché non venite a vedere? Vi offro io l'entrata al circo, non c'è problema. No, no, grazie, no, non ci interessa, siamo già in ritardo. E affretto solo il passo di fretta, per, solo di per, fretta. Per andarmene via. E chi non posso firmare la petizione, solo di fretta. Non ma come ragazzi, no? Io lo ignoro e vado avanti. Vedi che per un po' vi segue, però poi vedi che non stai cagando e quindi... Sì, cioè, vi lascia stare. Perché erano così fissati con lo spettacolo del circo? Non lo so, però in quel villaggio in effetti erano un po' strani. Erano tutti molto strani. Meno male ce lo siamo lasciato alle spalle. Amichevoli ma strani. Beh, non è sempre un buon segno essere amichevoli. Ah, che devo essere strano. Mentre attraversate il ponte, però vedete che è la fine del ponte. C'è un altro se... no, mentre stavate parlando vi rendete conto che uno dei carri che stava salendo sul ponte si rovescia sull'altra parte del ponte, bloccando è un ponticino piccino comunque, vedi che è pieno di detriti e blocca tipo il passaggio, il ponte è spaccato, è proprio spaccato, e vedi il vecchietto, cioè, vedi un vecchietto che cade là, oh mio Dio, il mio carro. Sembra solo a te o il villaggio non può andare via? Sembra un intuito di tirare un'intuizione. Sembra anche a me, sì. Dov'è? Ah,
Vabbè, io meno male sono andato via. Sì, sì, te mai sei funzionando. Ok. Beh, l'incidente sembra chiaramente doloso. Beh, non mi sembra che sia stato un vero incidente. Che cazzo sta succedendo? Anche tuo figlio è molto spaventato. Perché si è rovesciato quel carro? Ah no, credevo perché volevi andare via. No, se no, per paura, mi spaventavo anch'io. Mi sembra una strana coincidenza. Prima il vecchietto, adesso il carro. Prima il figlio di loro. Se guardate comunque sul ambiente, ho messo la mappa. Io provo a avvicinarmi al carro e a superarlo. Cioè, vedi che ha proprio sfondato parte del quindi c'è, tipo, c'è un bello stacco tra il ponte e l'altra parte. Puoi provare a saltarlo, non è un salto facilissimo. Ecco. No. Puoi immaginare che Giorrico lo troverebbe difficile da fare. Vabbè, ma Giorrico è il minimo, lo lanciamo dall'altra parte al massimo. No, senza dubbio. Si richiama Health. Lancio, c'è da fare un lancio. Mi lancio tutte e tre easy tanto. Beh, è un po' difficile da attraversare in queste condizioni. Cavolo, ma è assurdo. Forse dovremmo cercare qualche asse. Torniamo dentro il villaggio per cercare qualcosa. Non credo che poi riusciremo ad andarcene. Se no, possiamo cercare un altro ponte. Forse è meglio uscire da questo villaggio e passare da un altro ponte, magari più in basso. Io guardo un po' a destra e a sinistra sul fiume per vedere se intravedo qualche ponte. E tira percezione. Mi sta spaventando questo villaggio. No, non vedi. Di sicuro non in questa. Giorrico, cosa vedo nei tuoi occhi di elfo? C'è un villaggio! Ho tutto radar. Ma io ponti non ne vedo, almeno all'orizzonte. Forse c'è qualcuno che ci può prestare una barca. Torniamo a sentire. Non credo che quelli del villaggio ci vogliano far uscire. Ma perché non ci dovrebbero far uscire? E questa è la fottuta cosa inquietante. Non si sa. Comunque io mi rubiamo la barca e mi avvio verso la sponda. Anch'io seguo lei. Però sto un po' a distanza e faccio roccia, ma se roccia opera tua. Sì, giusto. No, caro, io ho portato solo tuo figlio qua. Ok. Che vabbè. Lascia il tempo che prendo. Voglio vedere se c'è qualche barca ormeggiata, okay. Insomma, sul fiume. Mm-hmm. Fila pure. 3. Non vedi nessuna barca vicina. Ecco. Barche non ci sono. Cazzo, facciamo ad andarcene. Te l'ho detto, se riusciamo a trovare qualche asse possiamo passare quel bucone che c'è sul ponte. È l'unica cosa, io quel salto non penso di riuscire a farlo. L'acqua quanto è alta? Sarà guardando giù dal ponte. Non si vede il fondo. È difficile vedere il fondo. Comunque non è un'acqua proprio leggera, cioè trasparente, quindi si vede male. Però di sicuro, cioè, il problema è più che è veloce, cioè, è veloce, è una rapida, quindi è una rapida. Comunque cioè, qua il terreno sembra andare verso il basso eventualmente. Forse dovremmo cercare di seguire il fiume fino a un punto dove è più calmo e provare a attraversarlo. Magari usando dei tronchi. Proviamo. L'importante è uscire da qua. Questo villaggio non mi sta garbando per niente. Ok. Quindi voi tornate indietro e provate a attraversare a seguire il fiume, quindi? Cerchiamo un
punto in cui l'acqua sembra più attraversabile, diciamola così. Sì. Ok. E beh, lì nel intorno del villaggio, comunque il fiume è tutto così, una rapida, e potete immaginare che il ponte fosse la principale struttura per il passaggio da una parte all'altra. Lì nel villaggio, nel paese, di sicuro non trovate un punto in cui poterlo attraversare, ma potete immaginare che più andate indietro verso la sorgente, probabilmente più è veloce l'acqua, più andate in basso, comunque praticamente seguite Jared. Però probabilmente dovreste camminare un po' prima che l'acqua sia meno veloce. Beh, forse l'unica è riunirci a Jared e cercare un punto più in basso verso la foresta. Ok, Jared lo intravedete, tipo sarà a 50 km, cioè 50 metri di distanza. Ok, però è uscito dal villaggio. No, sto seguendo sempre il fiume, comunque siete ancora nel villaggio, un pochettino per passare, per attraversare ce la fa, però comunque eventualmente potete seguire. Te l'ho detto, o troviamo un posto per guardare il fiume o delle assi per attraversare il ponte. Quanto è largo il buco? Cioè, tipo, sembra fattibile metterci delle assi per... È pericoloso, cioè è fattibile, ma è pericoloso. Come fai a mettere delle assi al posto di un ponte? È tipo un buco. Però di sembra metri. Molto pericoloso, Cassandra. Cioè, tuo figlio di sicuro lo trova complicato. Ecco. Cioè, lo potrebbe essere complicato per lui, però, certo, lo potete farcela tranquillamente. Però è pericoloso. Allora cerchiamo di raggiungere Jared da quella parte, magari il fiume si fa più lento. Mi dispiace per Kelt che è ancora qua. Beh, ma tanto lui si è unito al circo. Mentre camminate vedi passa un altro vecchietto. Ah, ragazzi, dove state andando? Il ponte verrà aggiustato in giornata. Shh. Non mi preoccupare, andiamo. Basta che sì. Fa malissimo. Male. Ma vabbè. Io ignoro i messico. Ok. E vado da. Cerchiamo di raggiungere Jared. Sì. Beh, io sono Jared. Extra speedato. Ah, cioè, stai correndo? No, ma faccio 5 feet in più al movimento. Se corri. No. Ho talento mobile. Io mi muovo sempre 5 feet in più. Ho capito, se cammini, però cammini normalmente, non è che il talento è per quando vai al massimo della velocità. Cioè, se vuoi stai correndo, No, però nel senso non mi sto godendo la camminata. Ho capito, vabbè, sì. Camminata svelta, dai. Vabbè, ti ho detto, sei a 50 metri di distanza, allora anche di più. Però, cioè, nel senso, a 50 metri lo vedi. Stai a far marcia. Sto a camminare. Cioè, se vuoi... Se vuoi ignorare, puoi intanto. Cioè, se vuoi. Non mi hanno detto nulla. Se mi urlano dietro, sicuramente li sento. Sì, ma sì. Non è che mi raggiungerlo. Diciamo, raggiungerlo è difficile, certo. Sì. Beh, mi sembra che Jared abbia un po' di fretta. Magari non riusciamo a raggiungerlo. Però vabbè. Vedi. Ok, continuiamo a camminare, direi. Jared! Messi gli urli. Eventualmente lo senti, però puoi ignorarlo. È voce di lontananza. Mi giro, sì? Cioè, sì. Sì, sì. Sì. Mi giro? Che c'è? E loro tre che sta di lontananza. Sembrano una famigliola, effettivamente. Una famigliola strana. Vedi particolarmente lontana. Elfo, elfo, tiefling. Cioè, 50 metri non è particolarmente lontano, No, infatti è la costa, da una parte all'altra è la costa. Allora, facciamo tipo 70-80 metri, via. In salita. Vabbè, metri, un chilometro, vabbè, sono anche di distanza. Ragazzi, chi se ne frega, ma non focalizziamoci sulle distanze, su. Oh, no, sono importanti. È puntiglioso. Che succede? Mi fermo, li aspetto. Che succede? Vi manco di già? No, il ponte è crollato. Sembra che ci vogliano far restare in città per assistere allo spettacolo. A te
nessun vecchietto. E Jared tutti per eccezione. Ventuno. Ci vuole 2 secondi. Sono lento. Non puoi avere più di una pagina aperta, scusami. Due pagine. Skype. Certo, ma sono lento a fare le cose. Sei. Buono. Se la tiro anche con Giorgio, però. Non importa. E te, Giorgio, se noti che dal villaggio, tipo nelle vie, qualcuno c'è, tipo che vi sta osservando in lontananza. Tipo che ti sta cercando di vedere dove siete. Ci stanno osservando, ragazzi, dal villaggio. Oh mio Dio, ancora. Ma te non ti ha fermato nessun vecchio verso Jared? No, e se vi stanno cercando di fermare, per favore non rompetemi le scatole. Io voglio andare via, e sono, è abbastanza urgente la mia missione, quindi... anche la mia è urgente. Penso anche Giorgio, Jared. Già che lo sto odiando, cioè, nel senso... E poi... tua madre. E poi levatevi il bambino di torno, ve l'ho già detto. Fa pressione. Vabbè, è che c'è la faccia di una donna. Capì, assomiglia a mia madre. Beh, puoi comunque andare. No, nel senso... Giorno, se mi tiri un percezione, eh? 4. Ah, niente, non vedi niente. Beh, se dobbiamo ma Giorgio si comporterà bene. Te lo prometto, signor Nero. Anzi, corriamo, per favore. Voglio sfruttare i miei 5. Beh, io non correrò, se, però... Se potenza che puoi andare veloce perché c'è anche la hunting action, eh? Quindi, fa... se fai qualcosa... Io è più di 5 feet. Io speed incredibile. Vabbè, possiamo sì accelerare il passo. Divento Usain Bolt. Te fai 10 feet e mezzo. Fai 20 feet. Sì. 3 movimenti faccio. Sì, 3 movimenti, fai 20 feet... 21 feet ogni 6 secondi, cioè, però sì, no, è un volte. Sono 18, no, sono di più. Sì, sono un bel po'. Diventa veloce. Veloce, relativamente veloce. Vabbè, proseguiamo, io proseguo verso la direzione. Jared vi dà il bona, parte a propulsione. Sì. Voi se correte, sei un po' più dietro a tutti perché loro sono, cioè, il ragazzino elfo, però vedi che comunque il passo, riuscite a allontanarvi dalla città piano piano, però comunque il fiume il tuo figlio vedi che è molto energico, però poi dopo un po' si stanca e deve rallentare, però diciamo potete fare una mezz'oretta tutta di corsa, dopo un po' vi stancate ovviamente. Ma siamo fuori dal villaggio? Sì, siete fuori dal villaggio. State seguendo il fiume, giusto? Sì. E vabbè, c'è il fiume, da una parte c'avete il fiume, dall'altra parte c'avete i campi, ogni tanto c'è una fattoria qua e là. Guardo intorno per vedere se c'è ancora qualcuno che ci sta osservando. Ti dà percezione. Anch'io ovviamente. 9. Ok. Adesso faccio veloce. 22. Diciamo che attirate di sicuro l'attenzione dei contadini che ci sono nei campi. E purtroppo alla foresta siete ancora lontani. C'è qualche alberello sparso qua e là, però alla foresta appunto ci vuole una giornata di cammino. E gli alberi ci stanno osservando? Gli alberi, le colline. Le colline hanno gli occhi. Gatto. Intanto Kelt che sei al villaggio e il tendone ormai è montato, e però diciamo che tra poco il proprietario starebbe, o l'assistente di Galaxia, ancora non hai capito bene qual è il suo compito comunque nel circo, dice: fra poco si apre, ragazzi, preparatevi voi, preparate il vostro numero. Te sai fare qualcosa di performante, di spettacolare? No.
so combattere. Ed è quello che ti serviva. Sì, 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 vabbè, dico, se, cioè, ti pagherei un bonus se, ci fa, se riuscissi a fare qualche tipo di spettacolo. Cioè, se poi ti procuro anche qualche bestia feroce, magari che la ammazzi. Te posso cantare una canzone. Sì, al massimo ti posso cantare una canzone. E se no, facciamo tipo, come se tipo sollevare parecchi pesi, potresti farlo? Beh, sì, quello penso di farcela. Se ti va di partecipare allo spettacolo, se ti d'aiuto. Sì, va bene. Vai, è perfetto, un extra perché... questo. Certo, è un extra. Ok, acconsento. Ok. E dopo pochi minuti, vedi lui che comincia a urlare. Oh, il circo apre, i gemelli meraviglia, è l'orco! Sono tutti loro i... Esatto. I circensi. Cavolo. Che famiglia numerosa. Purtroppo non sembra essere molto. Vedi che un po' si sta arrangiando. E la cosa che è un po' strana, che vedi che la gente non sembra molto volenterosa venire al circo. Ma su, come, su, signori! Venite, venite, signori, venite al circo! E la gente vedi che la ignora, tipo alcuni tornano in casa, altri vedi che vanno per altre strade. Scusa, ma quelli stronzi vogliono farci andare al cazzo di circo e non ci va nessuno. Mi avvicino al tizio, faccio all'Alfling. Ok, ad Al. E gli faccio. Ma ci sarà qualche spettatore o dovremo fare solo per noi? Io lo spero. Spero una città così fervida, così vibrante. Speravo, era un formato. E pensare che hanno anche insistito per far fermare i miei compagni qui per vedere il circo, nessuno ci viene. Avevo parlato anche con i miei contatti, abbiamo detto che era un posto adeguato, però non so che è successo, non sta venendo nessuno. Magari verranno in serata, spero. Oh, e al massimo il sindaco un po' mi ha pagato, magari... Al massimo ci leveremo subito di torno, andremo direttamente a Bratten. Per domani mattina. Sì, certo. Vabbè, vediamo. E niente, quindi diciamo questa mancanza di spettatori perdura per un bel po'. Un bel po' di ore. Comunque vedi anche i gemelli meraviglia che sono tipo da lanciare coltelli a un tavolo che avete fissato dentro al tendone. Le poche, diciamo, i posti a sedere sono tutti vuoti. E anche la città in realtà sembra essersi svuotata, come se non ci fosse nessuno a giro. Ma è buio ora, è sera. Sta già a farsi sera. Okay. Intanto voi continuate il vostro cammino e finalmente riuscite a intravedere in lontananza quella che sembra una grossa zona boschiva, però vedete anche voi che dopo parecchie ore di cammino siete stanchi, il sole incomincia a tramontare. Siete sempre in mezzo ai campi, ovviamente. Ok, il fiume non sembra ancora molto lento, veloce? Sì, sì, anzi, vedete in lontananza che sembra unirsi a un altro fiume, si vede sulla mappa letteralmente questa parte qua, e l'altro fiume, beh, è bello grosso. Non è, diciamo che ora la rapida diminuisce e diventa, e si unisce a questo grosso fiume centrale della regione. E diciamo... prima che scada il sole riuscite che scenda il sole riuscite ad arrivare alla foresta, però cosa fate? Se Jared, se vuoi, sei andato a dritto, le superati da boh, no, li sto dopo essermi allontanato dal villaggio di dopo aver flexato perché sei veloce. Ci sono ancora varie casette qua e là dei contadini e piano piano arrivate vicini anche al bosco. Sul fiume non abbiamo incontrato nessuna casetta che potrebbe ricordare la casetta di un pescatore? Sì, o avete anche trovato magari una... cioè, come ci sono cascine e case di contadini, ci sono anche una o due case di pescatori, anche se in realtà
No, in realtà probabilmente no, perché comunque in un film del genere è difficile. Cioè, magari una casetta, cioè che comunque in un film del genere così veloce è difficile pescarci. Magari c'è tipo un mezzo campo e un pochettino, tipo c'è un mulino magari. Sarà un problema attraversare, non si è incontrato nessuno che potesse prestarci una barca. E non siamo certi in grado di costruirla. Beh, no, no, proprio no, direi. Forse conveniva aspettare sera che riparassero il ponte. Beh, probabilmente il ponte l'hanno riparato comunque. Quindi eventualmente torniamo di corsa domani mattina prima che qualcuno possa farlo crollare di nuovo e lo attraversiamo. Ma mi fa un po' fatica aver camminato tutte queste ore. Sì, anche a me. Siete molto stanchi comunque, avete tutto il giorno che camminate. Direi di trovare un modo per riposarci e... Tuo figlio probabilmente è stanco molto, magari se sei in grado lo portare anche sulle spalle a un certo punto. Sì. Beh, piantiamo le tende che abbiamo comprato. Dopo ti dico quanto è speso per le tende. Ok. E ci si mette a dormire. Cioè, dormire. Facciamo un falò, mangiamo una razione. Sì. Sul figlio vedi che stramaccato. Ma mangiare abbastanza. Sì, va. Sul figlio vedi che appena monti la tenda, comunque più o meno saranno le... saranno le 7-8, comunque. E chiaramente fa buio. Siete molto vicini al bordo della foresta. E di tende quante, da quanti posti sono le tende? Ci sono quelle da due, magari ne ho comprata una da due e quella è una da uno, volendo decidete voi. Ci sono sia tende da due che le tende da una persona. Non ci sono quelle da quattro, vabbè. No, perché da quattro? Poi scusami, io vado via, cioè. No, ma non per te, per me, voglio stare largo. E no, ci sono le tende da due, tendenzialmente. Allora forse solo le tende da due, sì, solo le tende da due. E allora ho preso due tende da due. Se costano... Due monete d'oro, entro... Allora, se voleva Jared, gliene ho regalate una. Ok. E dai, certo che volevo. Come cazzo dormo? Vabbè, sono un animale. Infatti, vabbè, non avevi neanche troppo bisogno di dormire. Mi hai dato un paio. Dormi bene, in realtà. Quindi Hassan segna due. Passi la serata lì, ti offrono da bere, ti danno da bere, ti dicono vabbè, ti è andata bene che non devi, per favore, che non devi fare nessuno spettacolo, ragazzone. Sì. Dormiamo nella tenda, ti dà tipo un giaciglio, una coperta, mettiti pure dove cavolo ti pare. Metto accanto lì. Okay. E dormo, cioè dormo, mangio, insomma. E Kelt, mentre dormi, vieni svegliato la notte da parecchi passi provenienti dal villaggio. Per un attimo l'hai fatto così, perché si era flippata la telecamera. Ah, ok. E l'hai fatto tipo... E senti parecchi passi, come tipo parecchia gente, anche i tuoi colleghi si svegliano, tipo un po' assonnati. Ma che è? Vedi che in realtà ti accorgi che tipo uno dei tre gemelli meraviglia manca, ovviamente. Dove? E Adal si sveglia. Dov'è tuo fratello? Non ti preoccupare, la giro. Anche comunque, ma che sono questi passi? Oh, ma che sono venuti al circo? Io prendo... Perché è tardi comunque, quindi... Sì, è tardi. Io prendo la spada tipo le due. E mi guardo verso in direzione dove sento i passi.
e apri il tendone e vedi che c'è tipo una specie di folla, non dove siete voi, più tipo nelle strade, che hanno tipo tutti dei delle torce, dei forconi, e vedi che c'è un tizio che sta tipo parlando. Ragazzi, oggi il giorno, un vecchio, è il giorno che stavamo aspettando, su, ora prendete i cavalli e partite. Vedi anche Adal, il Laughing, si dice, ma che stanno facendo? Oh, non vorrei che hanno beccato uno di voi. No, no, raga, tranquillo, è già tornato. E vedi anche l'altro gemello che torna da sotto il tendone. Sono strani sti tipi, eh? Non sono riuscito a rubare niente, mi spiace, ragazzi. mi guardo verso l'Halfling, gli faccio... Sì. Qui stanno parlando di prendere i cavalli, hanno le torce e i forconi. Spero che non vogliono scacciare noi. Mettete a posto tutto, ragazzi, ci prepariamo a partire veloce. Vedi, sì, mi metto anche a aiutare, anche se tengo sempre d'occhio, perché comunque uscirò per smontare il tendone, tengo sempre d'occhio la folla. Mentre smontate, però, vedete la folla che va via, si allontana dal villaggio. Senti proprio un rumore di galoppi. Oh. E dove va? Cioè, verso che direzione va? Vedi che seguono, cioè se vai a vedere dove vanno, vedi che seguono il fiume. Sì, io proprio li faccio all'Halfling. Torno subito. E vedi che vanno, seguono il fiume nella stessa direzione in cui comunque sono andati i suoi compagni. Cioè almeno gira Red. Ok. Invece voi ragazzi, senza... Voi cosa fate? Dormite di guardia? Per caso sì, ovviamente sì, direi di sì. Vabbè, turno di guardia comunque era... A prescindere, siamo vicino a una foresta. Lo so, come però come li fate? Chi li fa i turni di guardia? In che ordine? Beh, io posso iniziare. Io faccio il primo. Ah, ok, perfetto. Ok. Poi? Io faccio il secondo. E okay. Quindi è andato a letto verso le 8. Punto di guardia fa Giorgos. Tieni per eccezione. Giorgos 17. Grande Giorgos. E vedi, beh, in realtà non vedi tanta roba. Vedi comunque le varie casette hanno le linee in campi, hanno tutte le luci accese ancora durante il turno di guardia e rimangono accese anche durante tutto il turno. Ok, e dopodiché prossimo io tiro percezione. Tuo figlio ovviamente dorme addirittura per tutta la notte, eh. Vabbè, cioè, mi arrivo a fare il turno di guardia. Otto. E te, Jared, non noti niente di particolare? Anche te noti le... no, non noti niente di particolare. Una serata tranquilla. Un bel cielo stellato. Di una del fiume. Che una accompagna. Cosa, Khaled, scusami. Il carro. Sì. Cos'è trainato? Da un mulo o da un cavallo? Da un mulo. Ok. Un mulo vaglio. Dove sta? Vai. E te passi la nottata e a un certo punto, tutto un tratto, ti rendi conto, ti alza di... più persone che sono intorno a voi. Intorno a voi cosa vuol dire? Al vostro campo. E inizialmente non erano usati, poi tutto un tratto te li vedi davanti e vedi che sono armati. E poi tutto un tratto senti un urlo. Prendete il ragazzo!
Oh, sì, direi. Ma glielo lancio. E quindi hai, ti prendono la sorpresa all'improvviso, quindi hanno un turno loro. Vedi che si avvicinano e sbarbano le tende. Chiaramente lì vi svegliate, però siete impreparati. E vedi tre uomini, tra cui un vecchio. Vedi che sono tutti incappucciati. Vedete, sono tutti incappucciati. Cassandra, ti danno in percezione. Prendono di forza Gianrico e lo tengono questo. Ah, papà, aiuto! E a quel punto potete tirare iniziativa. 15. Allora, questi cappucci sono particolari. Vedete che sono colorati in tipo tutti dello stesso colore, di questo verde acceso, cioè sui bordi verde acceso, e poi sono blu, quindi wow. Aspetta, devo cancellare un Jared. Oh, stavolta ho cliccato anche il token. No, scusami, sì, hai fatto bene. E no, io non l'ho cliccato. Cos'era questo? Aspetta, vedi, è lontano fra di loro. E vedi che hanno appunto... Qual è tirato Cassandra? Aspetta. Ha tirato iniziativa. Sì, sì, sì. Ah, giusto, sì, giusto. Allora, è quello, sì. E appunto hanno questo cappuccio verde acceso e blu. Vedete che hanno un simbolo. Te, Jorros, lo riconosci subito. È il simbolo dei cultisti... che rapirono te e tua moglie in passato. E Cassandra, anche te lo riconosci subito, perché sono gli stessi cappucci che uccisero il tuo maestro. E non lo riconosco subito? E non riconosci per un cazzo. Oh, boh, via, cazzo. E quindi prendono il ragazzo, hanno sbarbato completamente le due tende, e vi vedete attorno a voi più o meno... 9 persone, e dietro vedete c'è un vecchio che tipo li sta indirizzando verso di voi. Quindi il loro turno passano così, tre lo fanno così, rapiscono Gianrico dalle stretta di Jorros. Gli altri invece vi attaccano, almeno attaccano di sicuro tre, provano ad attaccare Jared. Vedi, comunque sembrano contadini, attaccano con i forconi. Quanto hai da C? Ah, a parte si impreparato, hanno vantaggio. Quanto hai da C? 6. 13. Ok. Vedi che ti becchi solo un forcone addosso. E ti fa solo 3 danni. Vedi, ah! A terra, non fate resistenza! Gli altri 3 invece quanti vedi sono? Che trovano 3 ce davanti a te. 3 sono sulla tenda dove stavate, dove aveste dormito te, non so, o Cassandra, non so come erano divise le due tende in realtà. Vabbè. E 3 invece hanno appena sbarbato la 3 sono su Jorros e Giorgio. 9 in totale, più uno che sta tipo sta dando gli ordini dietro. Ok. E 3 invece provano ad attaccare, no, 2 provano ad attaccare Jorros per comunque fermarlo. E ti prendono entrambi con il forcone, ma ti fanno solo 4 danni in 2. Male. No, 2 forche, 2. E invece altri l'ultimo prova a colpire Cassandra. Sono galantuomini. Sono contadini, sono uomini semplici, non ti prendono però. E quindi sta a voi, sta aspetta, sta sotto così, l'ho fatto così. Vediamo quanto avanza loro. Ok, no, sta a Jorros. Ti vedi tuo figlio strappato dalle tue braccia. Papà, aiuto, papà, non voglio. E sotto i cappucci comunque riconoscete la gente del villaggio. Infami, lasciatelo. Quindi c'è questo vecchio che sembra il capo. Sì, sembra dietro che mi sta dando tipo gli ordini. Prendete il ragazzo, fateli fuori! Io come bonus action casto Misty Step. Ok. E praticamente mi teletrasporto a 30 feet di distanza in un posto vuoto.
e vado, cerco di andare verso la direzione del villaggio dove suppongo che loro torneranno. Ok. E a un certo punto. Eh? Quindi a un certo punto fai e scompari davanti, sì, a loro. Fa tipo e... una nebbiolina, sì, argentea. E e poi casto Cloud of Daggers sopra il vecchio. Ok. Quindi si becca 4d4. Ok. Appena inizia il suo turno, insomma. E il vecchio comunque lo vedi che ha questo lungo bastone. E anche lui ha questo, il solito cappuccio, però vedi che è molto più adornato, sembra appunto un rango superiore. Okay. E va bene, sì. Quindi all'inizio del suo turno si prende questi danni. E dopodiché sta al vecchio che si prende i danni. Però lui fa: non lasciatelo scappare! E in realtà è strano, perché tu sei nell'oscurità e lui è un umano, quindi non ci sarebbe a vedere. Però vedi che col suo bastone ti bersaglia e mi devi tirare un tiro di salvezza su su, ah no, è un tiro su colpire, scusami. Vedi che un raggio di color verdastro, color verde vomito, ti prova a colpire e ti prende e ti colpisce. Ok, ti colpisce e ti fa dei danni, ti dirò. In più sei avvelenato. Ehi. Ti prendi 10 danni da veleno. E fino alla fine del prossimo tuo turno sei avvelenato. Ok. Quindi tutta questa luce verde esce dal suo bastone e ti colpisce. Dopodiché sta a Cassandra. Ok, come sono posizionati quindi questi? E allora, te ce n'hai uno addosso, 5 sono diciamo intorno a Giorrico e 3 sono intorno a Jared. Voi siete tipo, faccio vedere sulla mappa, però vabbè, non c'era bisogno. Tendenzialmente c'erano le due tende, in una tenda c'era Giorrico e Jorros, nell'altra c'eri te e poi c'era Jared probabilmente fuori dalla tenda a fare da guardia. Quindi siete tipo a modo di triangolo. Ok, e il vecchio che sta più lontano rispetto a... Sarà a 2-3 metri di distanza intorno a voi, da voi. Mentre gli uomini sono direttamente addosso a voi. Ok, allora io casto frantumare cercando di prendere... in modo da prendere sia il vecchio che... Che qualche persona... Sì. Cioè, cerco di prendere più persone possibili. Ok, riesci a prendere il vecchio e 3 persone. Quindi ti tiro le tiri salvezze. Se no, prenderesti Giorrico. Cioè, se puoi prendere Giorrico. No, Giorrico no. Jared sarebbe contento. Jared sappiamo già che è una brutta persona e tutti lo vogliono. Il vecchio non passa. Un che altro cazzo, signore non passa. È vero, non è vero, tutti lo vogliono. Ok, sono 14 danni. Ok, vedi che tutte le persone, i contadini, gli umani, insomma, che hai colpito, che non sono un vecchio, cadono a terra stecchiti, cioè insomma, muoiono all'istante. Mentre il vecchio è ancora lì in piedi e non sembra aver, nonostante gli hai fatto dei danni, sembra ancora bello, cioè, per la sua velenandata sembra bello resistente. Ai miei tempi ci voleva più di questo per buttarmi giù. Attenta, sei la prossima. Dopodiché sta a Jared, che purtroppo ha fatto un brutto set di iniziativa. Che adesso hai 3 persone. Quanto è distante a me il vecchio? Ah no, ne hai. Il vecchio sarà a 3 metri di distanza da te. E addosso hai una persona sola, perché due l'ha fatta fuori Cassandra. Ok, lo meno. Questo davanti a me. Ok. Tiro fuori le armi con azione gratuita. Gratuito bonus, tanto non ho altra roba magica incredibile. Con 13 lo prendo. Sì. Faccio 6 danni.
vedi che anche te lo fai fuori tranquillamente. Comunque, tendenzialmente sembrano essere solo contadini o mugnai. Mi avvicino al tipo. Ce la fai, gli puoi arrivare addirittura addosso, certo, non puoi attaccarlo. Cioè, li puoi sputare. Li puoi sputare. Azione bonus, legazione gratuita. Esatto. E dopodiché sta alle persone, vedi che i cinque, no, ora quattro uomini che hanno rubato Giordico, sentono sempre gli ordini del vecchio, fa portatelo via! Tratevi da lui e vedi che lo portano via, si allontanano nei campi con il ragazzino, fanno il loro doppio movimento portandosi via il ragazzino. Ovviamente il ragazzino prova a controbattere, ma non ce la fa perché è un ragazzino e perché ha fatto anche uno di dado. No. E loro hanno fatto 20 quindi vabbè, niente, il bambino è così, viene portato via. Papà, aiuto papà. Si sono allontanati 12 metri da voi. E dopodiché sta a il vecchio. Il vecchio vi guarda. E fa: alzatevi, il vostro lavoro non è finito. Sbatte il bastone per terra. E vedete che tre degli uomini stecchiti da voi si rialzano in maniera innaturale. E poi attaccateli! E questi tre uomini, vedi che si muovono verso, cioè continuano ad attaccare voi. Quindi due attaccano Jared, no. Sì, due attaccano Jared e uno attacca Cassandra. Un attimo, non mi ricordo mai le stat. One second. Se il vecchio non si è spostato, comunque si ribecca di nuovo i cosi, eh? I coltelli. Ah, vabbè. E poi si sposta. Ah, all'inizio del turno sì, se li prende e poi si sposta comunque. Sì. E vi vedi che segue gli uomini nei campi con un movimento. Ok, questi zombie si alzano, vi attaccano, stavolta li colpiscono con le botte perché non hanno lasciato cadere i loro forconi, addirittura si sono spezzati, quindi due provano ad attaccare Jared, uno ti prende, l'altro no, e uno prova ad attaccare Cassandra, che con 14 ti prendono. Quello su Jared ti fa 5 danni, quello su Cassandra ne fa 6. È un D6. Comunque lui si piglia 11 danni. Ok, perfetto. Vedi che comincia a essere danneggiato, infatti vedi che corre appoggiandosi col bastone. E dopodiché sta a Jorros. E io inseguo i tizi che stanno portando via Giorrico e cioè faccio un movimento e gli sparo nel Eldritch Blast a uno. Ok, vai. Sono in 4. Sono in 4. Tanto penso. Cioè, il range ce l'hai. Vai pure. Sì. Che sono avvelenato, giusto? Quindi sì, mi dà svantaggio. E hai il vantaggio, esatto. Sedici. Lo prendi. Yay. Prendi uno. 12 danni. Lo secchi completamente. Lasciatelo! E dopodiché, se non fa nient'altro... Basta. Sta a Cassandra. Ok, quindi io ho soltanto il tizio davanti e gli altri stanno tutti andando via. Sì, anche tutti gli altri stanno scappando. Quattro sono scappati, tre... Sì, e tre sono zombie fatti davanti a voi. Quindi se ce n'hai uno addosso, gli altri due sono su Jared. Vabbè, io attacco allora con stretta folgorante quello addosso. Lo tocco, okay. E gli scarico una... È un tiro salvezza o è un colpo? Non mi ricordo mai se è un colpo.
Vai. Fatto 23. Preso. Vabbè, solo 4 danni. Vedi che stavolta il corpo dello zombie riesce ad assorbire abbastanza danni. Cioè, i danni l'hai preso, però vedi che sembra essere ancora bello in piedi. Ok. Quindi, dopo di te... Mi allontano, Cerco di allontanarmi il più possibile. E dopo di te sta agli uomini che hanno rapito il figlio di Jorros. E vedi che uno tira fuori una mini balestrina, prova a colpire Jorros, mentre gli altri due continuano a fare doppio movimento e scappano sempre nei campi. Okay. Ti prova a colpire con la balestrina, ma non ti prende, vedi, ti manca completamente. Okay. Vedi che insieme a loro comunque c'è anche il vecchio, che, cioè no, in realtà più o meno sei alla, diciamo, cioè il vecchio alla stessa distanza. Salve. Sì, non accanto, però diciamo che la stessa distanza è la stessa distanza del vecchio da loro. Okay. E vedi che il vecchio ti guarda col bastone. Non arriverai mai a tuo figlio e a tua moglie. Dopodiché sta a Jared. Hai due zombie addosso. Ma il vecchio? Il vecchio è scappato verso i campi. Non è tanto distante da te, lo raggiungi tranquillamente. Ma perché non ho fatto un attacco d'opportunità? È vero. Eri addosso? Sì, mi sono spostato addosso prima. Allora devi beccare gli attacchi d'opportunità dei tizi prima. No, perché erano morti ancora quando lui si è spostato. Aspetta, mi penso. Ah, sì, allora sì, vai, puoi fargli un attacco d'opportunità, vai. Dimmelo prima, dai. Non ti preoccupare. A 22. Preso. 4 danni. Ok. Il deck comunque era già danneggiato e continua a essere ho trovato quello giusto, ok, scusami. Sì. E quindi sta a te. Il vecchio è a distanza di un movimento, se vuoi. E okay, vedi anche Jorros con... più avanti, vedi Cassandra che è accanto a te. Hai due zombie addosso. Ok, con l'azione bonus faccio un movimento senza prendere attacco di opportunità. Ok, disengaggio. Quindi mi muovo e attacco il vecchio. Ok, vai. Con 15. Lo dico subito. Non lo prendi, vedi che lo colpisci. Ma questa volta invece di colpirlo al sicuro come è stato prima. Aspetta, prima quanto avevi fatto? 22. No, il tiro prima. No, prima non l'ho scolpito prima. Ah, ok, sì. Vedi che come prima, stavolta te ne rendi conto che è bella armaturata addosso, ma tipo sembrano delle placche. Non sembra armatura, sembra tipo delle placche. Ok. Dopodiché sta al vecchio. Il vecchio ti è addosso a questo punto, vedi che prende il bastone. Dai, inca. Bonk. Sì, te lo dai in capo. Cosa? Sì, vedi che fa. Non arriverete mai a lui. Ti prova a colpire con il coso. Il colpo che senti, lo senti. Sembra più forte di quello che sembra di un vecchio, però non ti riesce a prendere lo stesso. Vedi che dal rumore che fa la mazzata del vecchio, ti passa accanto. Dice, ma questa non è la forza di un vecchio. Dopodiché sta a Jorros. Vedi che il vecchio sta combattendo contro. Ah sì, e poi è vero, sta gli zombie. Gli zombie vedi che ti lasciano stare, Cassandra, e si avvicinano tutti a Jorros. Uno lo raggiunge subito, gli altri due si stanno avvicinando. Io sono molto lontano, Io ho fatto Io ho fatto 30 feet col teletrasporto. Volevo dire Jared. Ah, Jared, ecco. Jared. Sì, sì, infatti attaccano il vecchio. Attaccano il vecchio. Sì, sono dalla nostra parte. Due attaccano Jared e uno invece. No, uno attacca Jared e gli altri due invece si stanno avvicinando verso Jared. Quelli accanto a te. In realtà vedi che uno ti continua ad attaccare. Gli altri due invece si avvicinano verso Jared. Uno ce la fa ad arrivarci abbastanza vicino. Però non ti prende Jared. Ok. E dopodiché sta Jorros. Io faccio di nuovo un movimento e sparo a quello che mi ha sparato la balestra. Ok, lui è abbastanza molto vicino, quindi ce la fa tranquillamente. Gli altri vedi che cominciano a essere cominciano ad allontanarsi particolarmente. Vabbè, il Eldritch Blast c'ha un sacco di range. Sì, sì, no, ma sotto. Cioè, dico semplicemente sono prendendo 9. Non lo prende. Rimma. A questo punto sta Cassandra che è al posto uno zombie. E vedi altri due zombie che si stanno. Uno si avvicina a Jared.
Cassandra ti vede indecisa su cosa fare. Io ignoro lo zombie che c'ho accanto e cerco di, toccando terra cerco di lanciare un frantumare a, specificatamente per prendere il vecchio. Oh, bene. Ok, Shadow, arrivi abbastanza. Aspetta, devo controllare, ma penso che ci arrivi tranquillamente. Guarda quanto range. Cosa dire? Lo controllo io, raga. 18 metri, sì, sì. Se la fai tranquillamente. Il vecchio deve tirare più salvezza. Passa. Quindi si prende solo la metà. 9. No, 8, scusami. Sì, sì, sì. Vedi che il vecchio si appoggia sul bastone e poi cade a terra. In morte. E sentite l'ora. Non fermerete mai! Il culto della fauce. E muore. Gli zombie sono ancora tutti in piedi? Te lo dico subito. Comunque cazzo, deve essere ovvio il villaggio dove di giorno sono tutti carini e simpatici e poi no, sono dei cultisti psicopatici. Sono ancora vivi. Era chiaro. Sono ancora vivi. Okay. Sono ancora vivi i zombie. Quanti ne ho addosso? Ne hai solo uno e uno che si sta avvicinando. Ah, chi sta? Okay, e dopodiché sta... Dopo... Sì, dopo Cassandra sta i contadini che scappano. I due continuano a scappare. E quell'altro invece si prova di nuovo a tirare una freccia. Cioè, voi due... Però non ti prende. Sì. Ormai gli altri contadini saranno a... beh, saranno a 27 metri tutti. No, via. 18 metri di vantaggio su di te. Sì, mi torna. Ora sì, sì. E dopodiché sta a il vecchio che è caduto a terra, è morto. E sta i zombie. Lo zombie, quello che sta addosso a Jared, continua a attaccare Jared. E lo prende stavolta. Però ti fa solo due danni. Gli altri due zombie vedi che invece perdono un po' il senso del di quello che stavano facendo. Ah no, in realtà continuano a venirti addosso, giusto? Perché continuano a fare l'ultimo ordine che gli è stato dato. E un altro ti arriva addosso, l'altro invece continua a camminare. E quello che ti viene addosso non ti prende, però. Okay. Ma non si riesce a prendere. A questo punto... Ah no, stava Jared prima di loro. Quindi vai te, Jared. Scusami. Io vorrei tirare un colpo al tizio. Morto. Cioè, se vuoi proprio finirlo per bene. Al coso, allo zombie. Ah, lo zombie, sì, sì, si pensava al vecchio. Ho detto... Vai, 9. Non lo prendi. Ok, mi muovo, vado via. Ok, fai disengaggio e ti muovi. No, non prendo attacco d'opportunità. Se provo ad attaccare col talento mobile. Ah, ok, va bene. Va buono. Quindi l'attacco mi muovo. E con la terza azione, cioè mi muovo verso la foresta. Faccio un movimento verso la foresta. Quindi torni indietro. Sì, il mio scopo in questa azione è cercare di nascondermi come terza cosa. Ah, ok. Cioè, te sei proprio, però ti dico che stai andando direttamente dalla parte opposta di dove stanno andando i loro. Se... Questo sì, che sì. Ti interessa, va bene. Ok, va bene, sì. E sì, vedi che cominci a partire. La terza azione vorrei fare furtività. Quindi fai... Hai fatto attacco. Fatto cioè, movimento. Allora, sì. la cosa che voglio dire è... Sì, la sì, faccio con, la terza, con il terzo movimento a raggiungere la foresta? O no, non ce la furtività. Fai assolutamente. Non ce la fai, però puoi fare furtività lo stesso. La foresta è ancora lontana. Perché sai, quando fai due di dado... Tipo ti nascondi sotto... Sei tipo nei campi che ci sono... Cioè tipo c'è il terreno smosso, ti nascondi dietro il terreno smosso. Faccio, ci aggiungo un dado psi. Vabbè. Mi ci aggiungo un bel D6. Vai. Come cavolo si fa a rollare un D6? C'è il dadino, se no, sulla sinistra.
Vai di 6, ne lanci uno. Ah, sarò... ok. Sì, l'ho visto. Porco Dio. 9. Ci provi. Diciamo che ci hai provato. Vabbè, tanto possono annullare. Poi manco a 7. Vai. Quindi, vabbè, i zombie hanno fatto... beh, ti vedono. Vediamo, sì. Uno ti vede. Uno non ti vede. E uno non ti vede, solo uno. E ti prende. È quello lì che t'ha preso. T'ha fatto 2 danni. Ha fatto 4 e 3 sugli altri danni. Come fa a raggiungermi? Ha fatto un movimento. Ma io mi muovo di più di una persona normale. Sì, ma se sei andato indietro nella sua direzione. Se andavi nella direzione opposta, ok. Ma faccio 2 caselle in più. Ma arriva una casella davanti. Poi sei voi che mi becchi, mi becca, Per me... Allora faccio un disegnino, vediamo se ti piace. Andiamo, facciamola breve. Come vuoi. Vabbè, dai, non ti prende. Non ti prende. E vai. Però ti viene addosso. Ce l'hai addosso talmente. Gli altri due vedi che sono persi, vedi che si girano verso Cassandra. Quindi a questo punto sta a Giorgios. E io proseguo un movimento e sparo a quello alla balestra che mi sta sparando. Ok, vai. Lo prendi. Con 13-13 direi che lo prendi. Okay. È il vantaggio, quindi. Sì. Quindi... 11 danni. Muore. O meno male. Sangue sporca il povero orto di qualche contadino. E sta a Cassandra. Ok, io ho i tizi che vengono addosso a me. 2 zombie, sì. Ma non sono addosso? No, quella no. Ok, ad uno gli lancio tocco gelido. Va bene. Ho fatto crit. Danni sono... purtroppo sono danni necrotici. I zombie... No, sono valgono. Hanno anche svantaggio. Ok, ma lo zombie lo ammazzi uno. Comunque è morto. 14 danni, penso sia morto. 14, è morto lo zombie. E vedi l'altro zombie che ti viene addosso. Quindi a questo punto sta di nuovo ai contadini che scappano sempre nei campi. E sta già red. Quello davanti a me è ancora vivo? Sì. Sì, okay. Sì. E vado via. Triplo movimento. Va bene. Triplo movimento perché attacco l'opportunità. Perché non è attaccato. Quindi massimo puoi fare. Ma se no. Se ti è addosso. Non mi torna. Però. Perché non ti torna? Dimmi. Nel senso, lui non mi ha attaccato prima, no? Sì. Però quindi voleva dire. Ha fatto doppio movimento. Certo. Ah, ok, scusa. C'era sempre fatto polemica. No, non mi tornava se no, capito. No, va bene. Ah, lo attacco e vado via. Ok, vai. Sì, esatto. La mia psichica. 13, lo prendo? Lo prendi, sì. E gli faccio anche ben 6 danni. No. Non è ancora morto, però poi riesce a scappare abbastanza lontano. Fuggo. E poi ce n'è un altro che si avvicina a Cassandra, ma non ti prende. A questo punto sta di nuovo a Giorros. Vedi, quelli lì sono lontani, ora sono più o meno a 27 metri di distanza. No, 18, sì, 20, no. 27 metri di distanza da te. Che fanno un movimento in più di quello che fai. E adesso, ma quei due stanno entrambi tenendo... Sì, tipo uno lo sta tenendo per le gambe e uno lo sta tenendo per i piedi, sennò non potrebbero correre così veloce. Ok. E... sembra... cioè, se gli sparo... rischio di colpire... Giorrico oppure no? No. Direi di no. Ah, faccio un movimento e gli sparo. Vai. Where is...
appunto in caso non capiscano dove si sbagliano dove andare, ti tranciano a metà il figliolo. Che sono giganti. 14. Lo prendi, tanto non hai più svantaggio. Avevi svantaggio per un turno a parte. Ah, ok, allora ti davo un svantaggio tutte le volte. 5. Lo ammazzi. Ammazzi uno. Vedi che quell'altro vede il suo compagno morire, lascia cadere il figlio. E vedi che prova di nuovo a scappare in lontananza. A questo punto sta Cassandra, che c'hai ancora uno zombie addosso. Boia, 25. Preso. Boia. 8. E vedi che lo zombie, vabbè, muore alla fine. Non è molto resistente questo. Dopodiché sta Jared, che stai correndo come un cane verso la foresta. Non sei ancora alla foresta, c'era ancora un pochettino. Mi sta ancora rincorrendo il tipo? E diciamo che comincia a essere particolarmente lontano da lui. Te sei particolarmente lontano da tutti che giocano in questo modo. E in lontananza vedi uno zombie che sta muovendo, però non si lancia la lama psichica. Vedi a quanto? 18 metri? No, a... sto cercando di guardare. 60 feet. Ah, beh, c'è la file. 22. Preso. 6 danni. 7 danni. Ok, vedi che lo zombie cade a terra. Yeah. Dopodiché sta di nuovo a Joros. Vedi il tizio che lascia cadere tuo figlio. Lascia anche cadere il cappuccio. Per essere aerodinamico. Sì, sì, sì. Io faccio sempre un movimento e gli sparo a quel tizio. Ok. Fammi vedere, eh? Non credo se lo prenda. Dannazione. Come ce lo prendi? Commoner di merda. Commoner di merda. 12 danni. E anche lui. Oh! Peccato a te, no, stacchino. Tu figlio vedi che. Tuo figlio vedi che corre piangente verso di te. E poi io corro verso di lui. Ok. Intanto, durante tutto questo tempo, te, Kelt, che cosa hai fatto? Cioè, hai detto volevi partire o sì, no? Vedendo comunque la direzione, sono andato dietro. Loro erano a cavallo. Sì. Detto. Quindi io. Però in realtà in lontananza potrebbe la mia percezione. Sì. 20. Okay. Vedi che alcuni erano a cavallo, 2 o 3, però vedi che alcuni erano a piedi, quindi li puoi seguire tranquillamente. Okay. Le io li seguo chiaramente in maniera molto sì, ma tanto sei lontano, riesci a vedere, cioè... e immagino che poi veda tutta questa scena, non tutto, sì, però... tutto, però esatto. Una buona parte, cioè la parte diciamo che dove poi tornano più vicino a me. Esatto, vedi verso la fine e arrivi, in quel momento arrivi, vedi appunto Jared, che vabbè, Jared non lo vedi perché è corso tipo in mezzo verso la foresta. Vedi Cassandra che ha appena ammazzato l'ultimo zombie e Joros e suo figlio in mezzo ai campi che si riabbracciano. Io corro verso di Joros. Come stai? Mi ha fatto male, mamma, mi ha fatto male, amore, mi hai salvato, ti abbraccia. Controllo che non abbia ferite o cose strane addosso. No, ha qualche livido, però sta bene. E nella testa senti la voce che controlla il capo. Subito. Mi carico in spalla il figliolo. Ti abbraccia, contento. Ok, io mi avvicino a Joros, non so quanto era distante. Faccio Joros. Lo vedi anche Helt. Sei con loro? No, te sei più vicina, te sei più lontana da me, eh. No, lei era più vicina perché lui era in mezzo campi, ha corso per parecchio mezzo campi. Ah, non aveva capito, allora poi da lei. Io pensavo che Joros fosse quello più vicino. No, era lei. Ok. Cassandra! Non avevo capito, ragazzi. Kelt, che c'è? Anche io, che era vicino a me. Scusate. Ho visto questi contadini con forconi e torce incappucciati.
la direzione era verso quella che aveva preso Jared. Sono venuto a controllare, ma... hanno cercato di rapire il figlio di Jorros. E ce l'hanno fatta? No, siamo riusciti a eliminarli. Erano... non lo so, avevano quel simbolo strano, sembra il simbolo di una setta. Sembrava che conoscessero comunque Jorros. E io sono sicura di averli già visti. Ok. Io comunque mi avvicino, mentre parlo mi avvicino verso il cadavere del vecchio. Sì. E cerco di guardare innanzitutto se è ancora vivo. No, il vecchio è stecchito. Vedi che la sua faccia sembra essere ancora invecchiata oltre a quello che era. Sembra tipo una mummia. Comunque anch'io mi dirigo verso il cadavere del vecchio. E voi tre vi incontrate davanti al cadavere del vecchio. Jorros. Vedi che ancora in mano ha il bastone con cui vi ha provato a colpire. Ora riuscite a notare il bastone, che è questa, come se avesse questa faccia di un insetto sopra, con un teschio disegnato, come se siete un insetto e poi c'è tipo un teschio disegnato sopra l'insetto. Io voglio provare a indagare sul bastone per capire se può avere ancora qualche aura magica. Puoi tirare arcana per immaginarsi, per vedere se riesce a capire se è magico o no. Aventura. Perché è intuizione anche. Vabbè. E sì, intuisci che sia magico. Ma vabbè, cioè, che c'è ancora arcana. Ancora magia residua? Sembra ci sia. Beh, non lo sai, però sai che è magico, questo è sicuro. Dovresti usare una spell per capire come funziona. Io per sicurezza questo bastone lo distruggerei. No. Aspetta un attimo. Fammi provare a capire qualcosa anche a me. E lui, la voce ti dice controlla dentro le tasche. Comunque Khaled. E allora prima io vorrei osservare la situazione, cioè nel senso non è che fuggo e fa te vedi certo. Vabbè, in realtà in lontananza vedi loro tre che si rincontrano davanti al cadavere del vecchio. Sono indeciso sul da farsi. cerco di raggiungerli. Ok, e vedi che stanno tipo Cassandra sta guardando il bastone, Helt è lì che sta facendo quello che calza supervisione. Vado bravi, da Jorros. Io faccio il vecchio cantiere. E gli faccio vecchie conoscenze. A chi, scusami? Sì. A Jorros. Okay. Purtroppo sì. Che volevano da tuo figlio? Ho visto che sono andati dritti da lui. E intanto io perquisisco il vecchio. Trovi... Intanto lo apri e vedi che il vecchio è tipo una specie di uomo, però placcato con queste placche che sembrano fatte tipo di cheratina, tipo insetti. È tipo, sembra una mutazione strana, perché ci sono varie pezzi cuciti insieme, vari pezzi. È una cosa qualcosa abbastanza orrenda. E ora che il vecchio è morto, vedi che anche la pelle sembra stia andando in putrefazione. Non sembra qualcosa di normale, non sembra un essere umano normale. E tracciando verso dentro il vecchio trovi subito, come se fosse lì per te, una lettera. Ok. E aspetta un attimo a leggerla. Beh, è la seconda volta che cercano di rapirlo. Per quale motivo dovrebbero rapire un bambino? Beh, quello che vorrei sapere. Penso per lo stesso motivo per cui hanno rapito mia moglie. Probabilmente penso cerchino degli elfi, perché anche mia moglie è un'elfa. Sinceramente le avevo viste anch'io qualche tempo fa. Servirà per qualche rituale. Anche tu, Cassandra? Sì, sono loro che hanno ucciso il mio maestro. Tuo maestro era un elfo? No, mio maestro era un gnomo. Però era un ricercatore, magari stava ficcando il naso dove non doveva. Mm.
Posso dirmi qualcosa di più di questi uomini? Da dove vengano? Cosa vuol dire questo simbolo? Ti posso dire che ci sono anche Aleunteum. Pronunciava così, Kale. Puoi tirare un storia. Aleundem è dove vivo io. Sì, sì. Vabbè, in realtà l'ho già sentito da un posto particolarmente lontano. Ok. Sì. E beh, lì hanno rapito me, però, mio figlio e mia moglie per sacrificarci in una specie di rituale. Okay. E lì hanno insomma, sono successe cose spiacevoli, però io e Giorico ci siamo riusciti a scappare. C'è stato qualcosa di spiacevole a tua moglie? Beh, sì, visto che non la vedo con te. Vedi che i traumi si vengono dentro Giorgio, che Giorgio piange. No, non ci pensare. Madonna, quella sera. Sì, sto parlando con tuo padre adesso. Strano. Stai zitto un attimo, per favore. Beh, sì, è ovvio che sia successo qualcosa di spiacevole a mia moglie. Se la stiamo cercando. Beh, cercavo di capire. Scomparsa. Cosa è successo? Tu, Giorgio, avevi detto di l'hanno non anche essere qui. Questo culto è così grande da essere anche in questa parte di mondo. A quanto pare, non penso che siano venuti fin da dove ero io. Mi tiri e abbiano costruito un villaggio. Mi tiri un percezione, Giardos. Percezione. Mm-hmm. 20 naturale, 22. Non solo noti che comunque il simbolo è uguale, però tipo i colori sembrano un po' diversi. Però in quel momento ti rendi conto che Jared effettivamente assomiglia un po' a tua moglie. Cosa? Io assomiglio alla moglie di... Qui c'è un circolo qualcosa. Amore! Vi drogate pesantemente o tutto... Tipo, in quel momento ti rendi conto, cioè, che pochissimo, però con questo tiro, guardandolo... Vedi, in quel momento stai pensando a tua moglie. Vedi che qualche cosa effettivamente potrebbe essere un relativo. Ok. Imparentato. Io ti guardo in un po' scioccato, un po' stranito. Non innamorato. Confuso. No, confuso. Tipo, in realtà tutto questo tempo non ci avevi fatto caso. Ora che c'è tuo figlio davanti e che sta ripensando effettivamente a tua moglie abbastanza pesantemente, qualcosa, qualche lineamento te lo ricorda, È buffo, sai, Jared? Cosa? Dillo, ti prego, che ti accoltella, dillo! Leggi la lettera, Jorros, leggi la lettera, questa è la mia sorpresa per te. Cos'è Hai buffo? Hai qualche lineamento che mi ricorda mia moglie. Ok, questa cosa è molto strana. Sì. Soprattutto visto che a te mio figlio ti ricorda tua moglie. Infatti. Cioè, mia tua madre. Forse è meglio allontanarsi da questo posto. Io partirò già stanotte. Aspetta, fammi vedere questa lettera. E apro la lettera. Leggi, è una lettera indirizzata al capovillaggio di Appenbring da un certo alto sacerdote delle Fauci. Okay. Ti leggo. Fra un mese la madre verrà sacrificata e la prole delle fauci risorgerà. Mi raccomando, occupatevi del figlio. Ci servirà come sacrificio per mantenere l'essenza della prole. Detto questo, sappiate che vi aspettiamo a Brackband per finire il rituale. Il capo dei troll ci raggiungerà a breve. E io con questo chiuderei, però. Sì. Perché ci sta un botto. Ma chiuderei con questo. Un cazzo. Sì. Ah, beh, ci sta, sì.
Destra. La Frole. Che cazzo è sta merda? Vai, tira. Vabbè. E niente, quindi finiamo la sessione, ragazzi. È stato un piacere. Vediamo. Inserire data prossima stagione. Inserire data prossima stagione. Bene, ragazzi, no, fai che il punto di. Vabbè, quindi, i personaggi si trovano davanti a questo bivio. Qualche informazione è stata scoperta in più. A quanto pare Chorus è molto legato a qualcosa che sta succedendo qua. Non si sa bene cosa faranno i personaggi, se continueranno il loro viaggio insieme, se ognuno deciderà di andare per conto suo per le proprie avventure. Magari per Chorus Bradburn potrebbe essere un posto un pochettino più in cui vorrebbe andare. Jared potrebbe essere un familiare diciamo un familiare di Chorus e non se ne rende conto. Chissà, tutti sono imparentati. Sei mia moglie. Kelt ha trovato un lavoro, Cassandra. Io faccio circenze, ragazzi. Ma com'è possibile che tutte le mie campagne finisco o a fare il taverniere, il locandiere, cazzo, sulle navi volanti, vabbè. O fa, ragazzi, circenze, vabbè. Si vede, no, niente. La prossima stagione si scoprirà se gli avventurieri continueranno insieme alla loro avventura. O se ognuno andrà per la propria strada. Esatto, esatto. Quindi, ragazzi, spero che questa atto, anzi questa stagione, vi sia piaciuta. Se lasciate un mi piace, un commento, e chissà cosa succederà nella stagione 2. Ciao! Ciao! Ciao.